Buon pomeriggio cari amici del Rione. Oggi siamo qui, siamo pronti per approfondire un'altra volta. Ritorniamo sull'argomento cinofilo. Quest'oggi, appunto, parliamo dei mastini napoletani e parliamo più specificatamente dei mastini del Castelluccio. Abbiamo qui il titolare dell'allevamento, Eligio Immediata. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Che sarà qui praticamente, ci spiegherà un po' come alleva questi cuccioli e ci spiegherà un po' come la storia del mastino napoletano, che è una razza piena di storia, piena di tradizione, come lui ci spiegherà. Eligio, tu ci vuoi dire quando hai iniziato questa tua avventura, questa tua Il mastino passione? napoletano. Allora, il mastino napoletano è stato uno dei cani utilizzato in famiglia perché noi prima eravamo proprietari di una cava e mi ricordo che c'erano questi, nonno li chiamava in dialetto cane Cane preso, preso, sì. questi mastini che erano a guardia della proprietà, della cava, degli scavatori, dei camion. Poi dopo il vero e proprio, diciamo, passione a livello di allevamento, quindi io che ho cresciuto la prima fattrice, è iniziata intorno ai 17-18 anni. E preso Già un bel po'. Tu 37. adesso quanti anni hai? Siamo quasi coetanei, sono un po' più grande, quindi sono già quasi 20 anni che ti occupi D'allevamento, sì. comunque E dell'allevamento. ho iniziato così, con questa prima cagna che mi fu regalata da un caro amico, che si chiama Antonio Olivieri. Che salutiamo. Ciao Antonio, e che si chiamava Annarella. E poi da lì è iniziato tutto, poi da Annarella c'è stata Fulvia, i figli di Fulvia, poi da là è iniziato tutto il countdown dei mastini, che ne sono stati veramente parecchi, parecchi, parecchi. E ne ho fatte di cucciolate. Dove li allevi? Nel frattempo faccio vedere magari qualche immagine Allora, del niente, io mi tuo trovo a allevamento. Battipaglia e il nome proprio dell'allevamento Mastini del Castelluccio, chiamato Mastini del Castelluccio, perché io abito proprio sotto la Castelluccia di Battipaglia. Quindi, venendo il castello simbolo della mia città, ho deciso di dare questo nome al mio allevamento. Sono un allevatore amatoriale, non sono riconosciuto a ENCI perché non ho fatto ancora l'affisso, però è una cosa che poi farò. Hai intenzione comunque Sì, di di fare. farlo. Dobbiamo vedere il nome Castelluccio, se me lo fanno, se lo Ah, accettano, ma vediamo un po'. c'è qualche diritto di copyright sul nome o come No, devo mai? vedere se in Italia sono esistenti altri allevamenti con questo nome, però non di mastini napoletani, perché di mastini napoletani sono soltanto io, mi chiamo Mastino del Caccia, non ce ne sono altri. Però magari può essere che ci sarà qualche altro allevamento, non so, di Yorkshire, faccio un Sì, esempio, no? magari hanno scelto lo stesso Sì, nome perché questo è il adiacente a discorso. qualche altro Però io castello. comunque intendo mantenere sempre qualcosa che richiami Battipaglia. Perché di solito il mastino napoletano è inteso sempre come il cane dei napoletani, Sì, invece non è vero. Diciamo, per me il è mastino un cane napoletano è il cane del campano. sud, non dei mastini, non solo di Napoli. Viene chiamato mastino napoletano perché è stato riconosciuto all'inizio degli anni 40 a Napoli, quindi come mastino di Napoli, come cane di Anche Napoli. a seguito, diciamo, della quasi scomparsa, quindi Sì, c'è stato un all'epoca periodo in cui sì, si all'inizio stava del quasi Novecento sì, si estinguendo. stava estinguendo, poi grazie a, diciamo, ad alcuni ricercatori, allevatori e amanti di questa razza hanno poi piano piano iniziato, perché diciamo questi prima erano cani che erano i cani pagliari, per far capire, erano cani da Cambiano guardia alle masseria, si masserie, sì, faceva la guardia alla infatti. masseria, guardia agli animali di grossa taglia. Infatti per ogni zona il mastino aveva diciamo, un tipo di lavoro da fare. Magari nelle nostre zone erano cani che guardavano le grandi mati per bufali, maiali, animali di grossa taglia. Invece più nel napoletano erano cani magari più cani da cancelli, chiamano i cani cancelli, Cani cani di cancelli. proprietà, cani. Questa era. Poi pian piano il mastino è diventato uno status symbol. Infatti il mastino più che Definisce essere conosciuto qua da noi in Italia è è conosciuto conosciuto anche all'estero. perché lo definiscono un vero e proprio monumento vivente È perché un cane molto, sì. cioè, è ricco di storia, perché non è, cioè, è un cane che riporta il vecchio molosso romano, vecchio cane, Sì. infatti si diceva che il mastino napoletano è il cane dei romani, e
Non è che mo, infatti, all'epoca romana diatriba, sì, si sì, pensa che l'abbiano portato i fenici a Roma, sì, però sì, poi sì, diciamo sono quello, poi ci sono tante perché in realtà non è che abbiamo proprio una vera, come devo dire, una vera ricerca storica che ci spiega proprio la nascita del Mastino. Quello che si può dire è che già nell'età etrusca, quindi antecedente a quella romana, nelle nostre zone sono state ritrovate ossa riportanti a questo grande molosso. Ma già, per esempio, anche nelle raffigurazioni degli assiro-babilonesi ci sono dei rilievi che raffigurano questo grande molosso che si avvicina al nostro cane oggi. Certo, non aveva a livello, come devo dire, come per esempio di pelli e cose, non era proprio come sì, quello era, di oggi. Era forse un'altra versione, un po' più tonico. Ecco, l'aggettivo giusto è tonico, un po' più tonico, che comunque erano cani che l'evoluzione c'è nell'uomo e anche nell'animale, sì, diciamo, sì, in genere. Quindi mo metti che i cani oggi mangiano, i cani mi mangiano. Mangiano molto sano. Mangiano sane, carcasse di pollo prescelte, crocchette. Invece prima i cani mangiavano quello che... Infatti ti volevo proprio chiedere, diciamo, proprio per quanto riguarda la cura che tu hai per i tuoi cani, cosa gli facevi mangiare, cosa gli davi da mangiare. Allora, però prima mi ero fermato su questo documento che praticamente ti hanno mandato poco tempo fa, magari se riesco faccio un po' di zoom e non lo so, ci puoi dire qualcosa al riguardo? Questa, allora, noi abbiamo fatto questa qua, una lettera scritta dall'erede della casa Borbone, attualmente oggi in Italia, è un discendente, e niente, noi abbiamo fatto, cioè, il circolo a cui io sono iscritto, il CAMEM, che è il Circolo Amatori Massini e Mastinari, che è l'insieme di tanti allevatori amanti della razza, con medici veterinari appassionati, ricercatori e quant'altro. Abbiamo fatto questo grande circolo e facciamo delle nostre esposizioni interne, delle nostre riunioni interne, dove facciamo delle gare espositive, dove invitiamo tutti gli allevatori a portare a gareggiare il proprio cane, per guardarci il cane, goderci la giornata, chiacchierare, magari su vari punti nostri che poi interessano per quanto riguarda l'allevamento, la crescita dei cani e quant'altro. E niente, c'è stata scritta questa lettera per ringraziarci del lavoro che si fa sul cane, perché noi abbiamo fatto proprio l'ultima mostra fatta a Pompei, vicino agli scavi di Pompei, dove c'erano oltre 100 mastini napoletani. Ed erano cose che non si vedevano più da tanti tempo. Anni, sì. Noi diciamo che abbiamo iniziato da poco con il CAMEM a fare questo, poi il Covid ci ha fermato un attimino, il Covid ha fermato il mondo, non solo noi allevatori. Un po' tutti i campi. E io ti volevo chiedere, a queste esposizioni, che tipo di, cioè, sono delle gare alle quali c'è poi un vincitore? No, ci sono delle gare dove alle quali c'è un vincitore, c'è una commissione tecnica che giudica il cane, c'è un giudice, dove è affiancato anche da esperti veterinari, e si giudica il cane non solo in base alla bellezza, ma anche in base a quello che è lo standard di razza, la sua morfologia, la sua, come devo dire, l'estetica giusta, la purezza in salute, tutte queste cose qua, il movimento del cane, perché quello che caratterizza il mastino è il suo andamento felino. Ha un movimento senso particolare. Quando tu vedi camminare un mastino al trotto, è come se tu guardassi camminare un grosso felino, tipo un leone, una tigre. Infatti, paragone, sì, questo. Mi sembra, infatti, di aver sentito qualcosa nello standard parla della forma del leonina, parla dell'andamento leonino, che sarebbe questo passo felpato che poi è caratterizzante del mastino napoletano. Infatti, che molte volte, anche forse erroneamente, agli occhi degli inesperti lo rendono anche molto sornione, forse diciamo, sembra... Sì, sembra un cane che se la dorme un po', ma il mastino sì, però diciamo, ha la sua aggressività. No. Sì, allora, il mastino è un cane per eccellenza, è un cane da guardia. Sì, infatti. Però è un cane che... però è un cane che avendo un lungo trascorso di storia di allevamento, cioè nel senso che è un cane che, se si pensa ai romani, è un cane che da oltre 2000 anni convive con l'uomo, è stato utilizzato molto per la guardia e quant'altro. Sì, poi il mastino è stato utilizzato per creare tante altre razze dall'uomo. Fa capire il dog argentino, perro da presa canaria. Il cane corso, questa è una grande diatriba, perché in realtà c'è da dire che il cane,
la terminologia cane corso e massino napoletano è ugani lo stesso. Sì, infatti. Poi dopo hanno fatto sto grande babà, hanno diviso le razze, hanno creato il cane corso e il massino napoletano per creare un altro molosso. Per fare, perché queste poi sono leggi politiche facendo. Però per dirti, c'erano per esempio... Perché sono leggi politiche? Perché creando magari un'altra razza... che crei un altro cane, è una questione business. Ah, quindi diciamo una questione economica. È stato creato poi questo cane alla fine degli anni 80, vale nell'89, pare che è stato, o nel 92, ma non mi ricordo bene la data quando è stato ufficializzato il nome proprio cane corso come razza ENCI riconosciuta dall'ente nazionale cinofili italiano. Poi ci sono riusciti a diversificare. Però razza, nasce dal massino napoletano. Sì, sì, ma adesso non si assomigliano proprio i due cani. Invece, per esempio, se tu prendi i primi cani corso e vedi un massino napoletano un po' più leggero, si somigliano molto. Infatti molte volte quando trovi magari dei cani, per esempio nella zona della Puglia, cane corso, tu li guardi e dici: ma chi se non è cane corso, chi se è mastino. Cioè a volte c'è anche molta confusione. Infatti sì, io ho visto delle foto risalenti agli anni 50, 40 magari, i primi massini erano diciamo molto somiglianti al cane corso, diciamo, che possiamo vedere. Ma perché quello prima era lo stesso cane, poi dopo è stato diversificato per non fare la... Ma perché in dialetto veniva chiamato cane corso, corso significa accorciato, in dialetto perché si tagliavano orecchie e code. Ah, ecco. Quindi c'era questa, e in alcune parti della regione Campania lo chiamavano corso. Che praticamente era parte... un cane muzzato. Bravo, magari tipo nel Casertano, nella zona del Casertano si chiamava corso, 20 km più distante un cane preso. Cioè, hai capito? Cioè, che poi dopo hanno creato questa razza e l'hanno chiamata cane corso. E là è nata la diatriba e poi questo grande scontro tra noi mastinari e allevatori di cane corso. Che stanno sempre... E quale sarebbe la diatriba? Tutto. Su quale, diciamo, sarebbe... È perché per loro quello è il molosso romano, ecco. Cioè quello è il cane, invece il nostro è una cosa che abbiamo creato noi, che è nata dopo. E quindi c'è questa diatriba. Ovviamente, diciamo, non si è trovato ancora un punto di incontro. No, non ce ne stanno punti di incontro. Non ce ne sono punti di incontro. Ma poi, ma questo succede anche in tante altre razze, non solo nel massino napoletano. Cioè, sì. L'ambiente degli animali non è... Cioè le diatribe ci stanno nei cani, nei cavalli, nel... Sì, ma anche perché, qualsiasi ambiente. Perché, diciamo, che non è più una selezione naturale, quella che, diciamo, è proprio una selezione guidata dal... Guarda, dai, io ti posso dire animatori. Che se non fosse stato per l'aiuto dell'uomo, tra virgolette, il massino napoletano si sarebbe estinto. Cioè, mo se non fosse per noi allevatori che siamo malati per di questo cane, perché il discorso del massino napoletano è una malattia. Perché un cane è molto 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 impegnativo, ma impegnativo non è solo una questione economica, impegnativo è proprio una questione di tempo che richiede da dedicargli. Sì, infatti io mi ricordo in qualche occasione che mi sembra che venni a lavorare a casa tua e ti vidi, diciamo, vidi la tua passione, il tempo che comunque impieghi per la cura dei... Se non fosse stato per noi allevatore, questo cane sarebbe stato estinto. Perché oggi la sua funzionalità non ha più senso come prima. Cioè, in che senso? Prima veniva usato per la guardia. Prima, per esempio, su 20 abitazioni, 18 avevano bisogno di un cane preso, cioè del cane da guardia. Poi dopo, voi, un po' la globalizzazione delle razze in genere, perché magari 40 anni fa, 50 anni fa, i cani da guardia qua in Italia erano un mastino. Ecco, per esempio, un cane pecore, un pastore abruzzese, faccio un esempio. Mo adesso, già dopo gli anni 80, negli anni 90, Pitbull, Dog Argentino, Rottweiler, Doberman, un cane... Sì. E quindi c'è stata un po' di confusione. E poi dopo, anche perché essendo un cane molto impegnativo, non tutti possono permettersi un massino napoletano, ma non per una questione manco economica, proprio una questione di tempo da dedicargli. Perché comunque ha delle peculiarità che, sì, ha, che a differenza bisogna... che magari altri cani non richiedono. Cioè, ti faccio un esempio: un pastore abruzzese, che noi in dialetto chiamo mastino abruzzese, sarebbe un classico maremmano. È un cane che tu lo lasci là libero nella tua proprietà. Mangia, beve, tranquillo, è sistemato, non ti preoccupi più di tanto. È un cane che maltempo, intemperie, vaccinazioni, col cane sta sempre bene. Io ho avuto un pastore maremmano per 12 anni, massino abruzzese per 12 anni, mai successo niente, mi è morto per torsione gastrica, che non ci azzecca niente con la sua, diciamo, è stata una casualità, ma non perché il cane non è mai visto un vaccino, mai... Tranquillo, ho il figlio che a casa, che adesso ha 17 anni,
Quel cane non ha mai visto un vaccino. Sono cani molto longevi. Sì, sì, ma infatti perché non hanno tutta questa richiesta di, diciamo, di cure. Invece il massino napoletano c'è molta, sì, molta sì, attenzione, devi stare attento a tante cose, l'alimentazione, la cura degli occhi. Sì, infatti io, se magari possiamo farlo vedere, avevo trovato un tuo video YouTube in cui praticamente devi nutrire i cani, però c'è, li nutri tramite una sonda gastrica? Sì, un secondo per trovare il video in questione. Allattamento con sondino, e lo mandiamo. Allora, questo qua sono casi particolari che succedono, ma questo non riguarda. Tu devi pensare che il cane più è allevato dall'uomo, ok? Più si va nella purezza della razza, e più il cane si lega all'uomo, cioè diventa dipendente dell'uomo. Il cane è più aborigeno, il cane in questione in particolare, nella selezione, razze in genere, qualsiasi razza canina tu prendi, ok? Più è allevata dall'uomo, più l'uomo ci mette le mani dentro, e più il cane diventa dipendente dall'uomo e si allontana da ciò che è la sua natura. Quindi noi nel massino napoletano, dopo gli anni 40 che c'è stato questo fatto che il cane si stava estinguendo, fondamentalmente non è che abbiamo questa grande quantità di animali, si è lavorata anche molto spesso in consanguinità e quant'altro. Ossia, i cani oggi sono arrivati che in che se, cioè, accoppiamenti tra consanguine. Non porta problemi, porta tale genetiche, porta tante cose. Però questi discorsi sono stati fatti in un'epoca in cui c'era anche tanta ignoranza, non oggi nel 2021, sapeva, perché oggi un allevatore conosce quali sono le problematiche di un rapporto con sanguigno. Probabilmente il pensiero allora era quello, allora, di preservare, una linea genetica, sì. Perché paradossalmente, essendo, diciamo, consanguini, i due cani comunque mantengono più o meno una percentuale di linea genetica uguale. Quindi sì, però il discorso della consanguinità per una legge proprio biologica porta molte tare genetiche, perché cromosomaticamente si attraggono i geni negativi, i geni recessivi, mentre invece accoppiando due cani della stessa razza, che però tra di loro non hanno consanguinità in comune, quindi sono completamente distanti, cioè non hanno parentela in comune, sì. Ma possono avere anche una parentela all'ottava, alla nona generazione, ma è molto lontana. Non ci sono questi problemi di tare genetiche, però il discorso è che ovviamente partendo su un cane che era in via di estinzione, all'epoca tanti questi discorsi non si potevano fare. Oggi nel 2021 invece è possibile fare un discorso di allevamento e selezione in salute del cane, e quindi il cane comincia a vivere una vita diversa. Io ti volevo chiedere, riguardo a questo video, se questo, diciamo, è lo stile, questo è un caso particolare, questo è un caso particolare. Allora, questo caso qua succede quando o hai una cucciolata prematura, quindi che i cuccioli nascono prima del giorno prestabilito. Ok, quindi tu pensa che il massino napoletano è un cane molto molto delicato. Ti può succedere, come mi è successo, che ti nascono cani in maniera prematura. Ti può succedere che ti muore la fattrice. Allora, due sono le cose. O tu fai conciliare il parto del massino napoletano con il parto di un altro cane, tipo di una cagnetta da caccia, in modo tale che questa cagnetta possa allattare oltre i suoi cuccioli anche il massino napoletano, possa fare da bar. Però questa è una cosa molto molto difficile, cioè non è una cosa che tutte le neomamme, molto. A che succede? Che i cani medici sono troppi insieme con i mastini, e la cagna non sa quella dall'attacco, quindi succede che vai a sacrificare un attimino il meticcio, e quindi queste cose qua io sono del parere che personalmente io bar non ne ho mai utilizzato. E allora cosa succede? Che tu adotti, se il cucciolo è molto prematuro, quindi è nato in maniera prematura, io uso l'allattamento col sondino gastrico in questo modo. Metto in incubatrice il cane, allatto il sondino. Appena il cane prende le sue forze, le sue energie, passa al biberon con gamba. Perché anche l'allattamento col biberon nei primi giorni di vita è molto 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 pericoloso. Delicato. Perché cosa succede? Il cucciolo succhia la mammella e la mammella getta il latte in un modo. Il biberon, per quanto il foro possa essere piccolo, porta il latte in una pressione diversa, quindi il cucciolo può affogarsi. Oppure il latte va di traverso, entra nei polmoni e ti porta una polmonite digestif, e il cane muore, non puoi fare nulla.
cucciolo timore perché si affoga nel latte. Sì, praticamente annega nel latte. Nel proprio, nella propria alimentazione. Sì, sembra un nome proprio quando non c'è il latte, va nel naso. Sì, 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 quando proprio si ha polmonite abigest, proprio quando il latte o il qualsiasi tipo di, che per esempio questa sì. È una, anche una morte. In questo caso bisogna, anziana. Cioè vanno soppressi questo. No, tipo di, il cucciolo muore da solo, non si sopprime, cioè muore, si affoga. Ah, non c'è, non ha proprio non, il tempo. Non ci sta proprio nessuna, magari ti campa 2-3 ore, ma poi dopo... E quindi tu lo metti in una... Perché... Lo allatti con sonda, con calma, perché non è una cosa semplice che possono fare tutti, devi imparare, c'è cioè una tecnica sì, per fare sì, la sì, sonda, sì. Ci vuole un sondino appunto particolare. Appunto, ti volevo chiedere proprio questo, se era una cosa che effettuavi tu personalmente, che avevi, diciamo, a tua disposizione, o andavi da qualche... No, ho imparato io, la faccio io. Questo è un macchinario che hai tu a casa, ho visto un macchinario particolare. Quella là è l'incubatrice. Il macchinario che tu hai visto nel video, quella è un'incubatrice. Esatto. Quella là è un'incubatrice normale. E io metto i cuccioli là a temperatura costante. Ma anche per il discorso, per esempio, di alcune malattie, tipo herpes virus, tutte queste cose qua, io per esempio utilizzo l'incubatrice per tenere i cuccioli a una temperatura costante. Costante anche in un ambiente protetto. Il virus è cercando di mantenere i virus... lontani dal cane, perché quando poi per esempio faccio un esempio, i cuccioli crescono senza la madre, quindi non prendono il colostro dal latte materno e si avviene nelle prime ore di allattazione, i cani sono senza difese immunitarie, incubatrice obbligatorio. Cerco di tenerli quando i più preservati possibile, senza, e poi dopo pian piano i cani prendono vitalità, passa al biberò. Una volta superato, diciamo, questo passaggio, diciamo, poi diventando grandi, tu poi affetti un tipo di addestramento per quanto riguarda... Allora, io l'addestramento per i cani per quanto riguarda... In genere la maggior parte comunque cerchi sempre di... praticamente di darli nei 2 mesi possibili... Allora, a che giorni si danno? Allora, più o meno? Dopo dipende... quanti giorni è possibile farli dai 60 ai 90 giorni. 60-90 deve finire... Per io finisco... Cioè, io finisco tutto il ciclo vaccinale, cioè io il cane lo consegno completo di vaccini, non devi fare niente, vaccini, microchip, tutto. Dopodiché richiedo alla persona che prende il cane da me che intorno ai 7, 8, 10 mesi facciamo un ecocardio per controllare la situazione cardiaca del cane e poi verso gli 11, 12, 13 mesi fare una radiografia alle anche preventiva per la displasia delle anche e gomme. Che sono soggetti comunque a questo. Ma sì, essendo un animale grande è soggetto alla displasia, sì. È soggetto alla displasia. Però dipende, bisogna vedere se queste sono, se è una displasia che viene da una questione genetica del cane, cioè se è una tara ereditaria, oppure se è una problematica di dove è cresciuto il cane. Perché faccio un esempio: un cane come Massimo Napoletano non lo si può crescere in un appartamento sulle mattamelle. Ha bisogno proprio della terra, del suo spazio. Quindi deve crescere in un certo modo, una certa alimentazione. Su una superficie comunque... Sì, i controprotettori sono importantissimi perché sono cani pesanti. Quindi sono cani pesanti. Quanto pesa in genere un mastino napoletano? Mastino napoletano varia dai 50 ai 90 kg. Io ho avuto cagne di 50-51 e fino a 90-91 kg. Ci sono stati anche cani che hanno superato i 90 kg, Non nel mio allevamento, ma ci sono esemplari che superano ampiamente i 90 kg e toccano i 100 oltre. Tu attualmente quanti cani, quanti esemplari hai nel tuo allevamento? A casa adesso attualmente, tra maschi e femmine, c'ho, mo ti dico subito, un bel po', che di solito non li conto mai, perché oggi ce ne sta uno in più, domani ce ne sta uno in meno. Io appunto proprio... Comunque sono, mo ti dico subito, allora, 4 fattrici, 2 maschi, no, 4 per 2, ma sono 7 mastini napoletani e poi ci sono 5 cuccioletti nati da 15 giorni. In genere i cuccioli riesci a darli, cioè li dai tutti via oppure ne tieni qualcuno per te? Allora io di solito in genere faccio la cucciolata di selezione. In che senso? Cioè io accoppio per un tipo di selezione del mastino napoletano, perché io faccio nel mio allevamento un lavoro di selezione per quanto riguarda la salute del cane e il carattere del cane, e scelgo il cucciolo che più mi affine secondo il mio volere, perché più a quelle caratteristiche, se non lo posso tenere io, perché ovviamente non mi posso crescere tutti i cuccioli di ogni cucciolata, se proprio non lo posso crescere io, cerco di darlo in affidamento a qualche amico stretto, in modo tale che poi io posso utilizzare per accoppiarlo.
e vederlo magari crescere. Ma anche magari nel, lo so, nel dare il cucciolo ad una persona, cerco sempre di portare i miei cuccioli intorno a me in modo tale che io possa andarli a vedere durante lo sviluppo, posso tenermi sempre in contatto con chi prende il cane, perché è importante vedere il proprio lavoro durante gli anni e come si trasforma il cane che tu hai fatto, capito? Questo è il discorso. Infatti proprio mi ha dato lo spunto per la domanda successiva che ti volevo fare. Tu hai praticamente hai dei collaboratori o te ne occupi interamente? Allora, personalmente, come a livello lavorativo di gestione dell'allevamento, me ne occupo io e poi nel bisogno c'ho un... un operaio che proprio a livello lavorativo di pulizia dell'allevamento ci sono io e poi c'è un operaio che all'occorrenza, se per esempio io sto al lavoro che non mi posso muovere, ecco, chiamo questa persona che è una persona fidata, che lo conosco da oltre 20 anni e quindi è conosciuto anche dai miei cani. Poi per quanto riguarda invece la gestione veterinaria e tutto, c'è un mio carissimo collaboratore che collabora con me, non solo che è grande amico, il dottor Vito Branco, che si occupa per quanto riguarda la salute. Quando riguarda la salute di tutti i miei mastini. E poi collaboriamo insieme per la scelta degli accoppiamenti, per come fare gli accoppiamenti, sai? Perché poi scegliamo i maschi per accoppiare con le fattrici, ci accoppiamo con questo, con quello, quindi ci studiamo le linee di sangue, la genetica, i genitori, i nonni, i bisnonni, è tutto un casino. Molto interessante decidere anche in base a quale criterio magari far accoppiare. Ti ripeto, una coppia di mastini. Allora, prima cosa, i cani devono essere sani. Perché nel momento in cui io vedo che il cane non ha tutte le caratteristiche, cioè cercare un mastino sano al 100% è difficile. È difficilissimo. Sono soggetti a molte, diciamo, molte problematiche. Però cercare un cane sano, sufficientemente sano, cioè senza displasie, senza cardiopatie, poi magari il difetto che possa avere, che ne so, il colore più chiaro. Faccio un esempio. Che è un difetto essere più chiaro. Sì, ci sono varie colorazioni. Cerca sempre, diciamo, sono varie colorazioni. Più scuro è il pelo, più, diciamo, è... No, è meglio, allora, il mastino, diciamo, c'ha i quattro colori. C'ha il grigio suo, il nero, poi c'è il mogano e c'è il melogno. Il mogano sarebbe color mogano, il melogno sarebbe tipo color champagne. Io personalmente preferisco il grigio e il nero, ok? Però poi in questi quattro colori sono delle sfumature in cui, per esempio, esce il tigrato. Ok? Io preferisco che magari, ma non proprio tigrato come il cane corso, che abbia delle sfumature, ok? Tipo delle striature, ok? Magari io dico, quelle là sono, come devo dire, non sono tare genetiche, sono delle piccoli difetti del cane, ma come può essere anche la chiusura della testa. Non va a valorizzare magari il cane perché è particolare, magari ha qualcosa che no, perché è nello standard usuale. Di razza, capisci? Cioè, il mastino è grigio e nero e di questi altri due colori. Per me, come la vedo io come allevatore, viene il grigio, viene prima il nero e poi il grigio e poi gli altri colori. Quindi io, se devo accoppiare con dei cani, scegliere delle, preferisco prima grigio e nero e poi dopo gli altri colori. Quindi poi magari ci sono, per esempio, giudizi, per esempio, sul tipo di testa, perché nel mastino napoletano abbiamo due teste, quella tonda e quella che noi chiamiamo vacchegna, che sarebbe che ha un muso un po' più lungo. Ah, queste sono delle tipicità del mastino napoletano. E poi magari sui tipi di chiusura dei denti, della bocca. La forbice rovescia, ok, a tenaglia. Gli difetti, per esempio, sono la prognatura, non l'accettiamo proprio. Prognatura. Che sarebbe? Il cane è prognato in questo modo, come il boxer. Ah, sì. C'è la prognatura e l'enognatura. Prognatura e enognatura. La posizione di un'arcata rispetto all'altra. E questi, per esempio, sono dei difetti nel mastino napoletano. Però sono dei difetti non proprio gravi che tu riesci a togliere in un paio di accoppiamenti. Ok? Ah, sì. Ovviamente, se io, per esempio, vedo un cane, devo accoppiare un cane che ha magari delle bellissime forme di testa, un bellissimo torace, ma il cane dietro è completamente rotto, cioè displasico, che sta seduto a terra, e io non ci accoppio, può tenere la testa più bella del mondo. Ok? Però, per esempio, deve essere, diciamo, più o meno al 100% in tutte le qualità che può avere. Questo è il discorso. Se, per esempio, vedo un cane che magari dietro non è sano al 100%, ma è ammissibile nei suoi gradi di displasia, cioè siamo in un livello tipo B, si può accoppiare tranquillamente. È una qualità diversa. È una qualità diversa. Ok, tu cerchi di accoppiare in un certo modo, non andando in consanguinità con quel cane, e quindi fai l'accoppiamento giusto. Ovviamente io preferisco cani che non abbiano tare tipo a livello di cardiopatia, perché la cardiopatia è una tara che è brutta da togliere.
come, molto, come genere, molto ereditario come, sì, cioè, perché poi il cane, magari tu c'hai questo cane che ti arriva, magari o ti muore giovane, 1 o 2 anni, o magari il cane arriva a 4 o 5 anni, bello e buono, problemi cardiaci, non si capisce niente, e muore il cane, e poi inizi a pensare, ma chi sarà, forse se è venuto dalla madre, se è venuto dal padre, oppure se è un difetto, perché può pure succedere che il cane non è una tara genetica ed è un difetto proprio solo del cane, come succede magari alle persone, che ne so, io sono sano di cuore, faccio un esempio, mia madre è sana di cuore, mio padre è sano di cuore, faccio un figlio che ha problemi al cuore, può, sì, ok, può succedere e succede anche nei cani questo, sì, in qualsiasi tipo di animale. Okay. Tu se fai un tipo di addestramento, perché i cani che tieni per te a casa, i cani che tengo per me, sì. Un tipo di addestramento. Ci sono alcuni cani che io addestro e collaboro con Maurizio Ceracchi, che è un famoso addestratore. Esatto, appassionato, nel caso in cui appassionato, sì, la, sì. La Maurizio Ceracchi e Virgilio Dalbuono, che sono degli appassionati. Virgilio è proprio un allevatore di mastini napoletani, in linea di sangue Alleri. Lui collaborava con Alfonso Della Porta, sempre Alleri, che sarebbe il mio mentore, don Alfonso Della Porta, che sarebbe la persona che mi ha insegnato un po' tutto sul mastino napoletano, perché poi mi sono affiancato a questo nonnino di 76 anni che saluto, dando a fare, sì, nelle foto c'è sempre, che è colui che mi ha insegnato proprio tutto del mastino napoletano. Noi mettiamo, sembra che di aver capito di chi stai parlando, altrimenti potremmo, mi sembra di averlo visto in un video su YouTube. Sì, 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 eccolo qua, Don Alfonso. Sì, 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 sì. È lui che mi ha insegnato tante cose, lui mi ha insegnato l'inseminazione artificiale nel mastino napoletano, lui mi ha insegnato la sonda, lui mi ha insegnato veramente tante, 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 tante cose nell'accoppiamento, nel come guardare il cane, nel come giudicare un cucciolo, nel come giudicare una cagna femmina, nel scegliere il cucciolo, nel carattere, come deve essere, cioè tante, 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 praticamente tante cose. La sua esperienza e la sua passione, poi da quello, sì, che sì, 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 sì. Facciamo i complimenti anche a lui per la sua passione che dimostra comunque, che io ho potuto vedere anche nei video che hai su YouTube. Ho, sì, ma no, Don Alfonso è una persona che ormai è di famiglia, per me è come se fosse un nonno. Infatti è di famiglia, lui si presenta per esempio a casa mia tipo alle 5 e mezza, 6 del mattino, viene, si guarda i cani, mi saluta, dice no, posso andare, ma che devo andare, oppure passiamo le intere giornate insieme a girare tutta la regione Campania e oltre per cercare mastini napoletani sempre belli da guardare, da far accoppiare, da vedere. Le pattrici le fai accoppiare prettamente con i tuoi maschi oppure no? Dipende. Io cerco anche, volevo anche chiedere, sì, se qualcuno magari veniva a chiedere come i tuoi maschi con io le mie fattrici, dipende dalla cagna. Se c'è un cane che mi interessa, che, ma pure che non è mio, chiamo l'allevatore, ci parlo, ci mettiamo d'accordo e accoppiamo il cane senza problemi. E oppure se faccio a monte con i miei cani. Io adesso gestisco ciò di proprietà mia personale. Vuoi una bottiglietta d'acqua? No. Ah, no. sì, se è possibile, naturalmente. Comunque, riesco a gestire. Paolo, dai una bottiglietta d'acqua liscia, per favore. Date un attimo, giusto per idratarci un po'. Mentre a casa ho 2 maschi, e poi invece sì, ne tengo altri 3 a giro. 3 a giro significa che sono affidati ad altre persone che conosco, ma sono sempre cani nati a casa mia, capito? E quindi in pratica sono tuoi, sì, cioè miei nel senso che posso accoppiarli, no? Sono di proprietà della persona che li ha presi, però posso accoppiare con il cane, ecco, questo è il discorso. Se poi con questi cani qua non posso accoppiare perché magari ci sta una consanguinità troppo diretta e quant'altro, io accoppio con i cani, perché poi fondamentalmente sono amico di tutti gli allevatori, quindi molta ci si simpatia, sì, 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 si di cui uno è Tommaso De Rosa, che per me è un amicone. Che salutiamo anche lui. Quando una cosa si chiama Tommaso, c'è una cagna, voglio accoppiare, che lui ha sempre dei bei cani, e quindi accoppiamo. Oppure per esempio ci sta Nello Vaccaro a Roma, che è un altro grande amico, cioè ormai siamo un gruppetto di noi, di una quindicina di noi, tutti amici stretti, una specie di community, diciamo. Sì, 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 ci sta per esempio Marco, che è proprio tutti l'organizzatore, appassionati per il ci sta Marco, che per esempio è proprio l'organizzatore del CAMEM, del circolo che ti avevo detto prima. Qua invece quest'altro signore è Tommaso Guzzi, questo è un altro allevatore, sì, di cui ho delle fattrici a casa del suo sangue, che è di Asti. E poi ti ripeto, c'è Marco Di Marte, che è un altro allevatore che sta, è napoletano però sta su, e collaboriamo tra di noi. Ci sta Leonardo Carnetto, ce ne voglio quanti ce ne stanno, che collaboriamo tra di noi in amicizia e facciamo cucciolate insieme.
quanto tipo, so, Marco con... dice devo accoppiare delle cagne, Marco non ci sono problemi, manda le cagne, accoppio, spedisco le cagne su senza problemi. Per quanto riguarda l'allevamento, tornando alla domanda di prima, cioè, in pratica che cosa ti insegni tuoi cani, per cosa li addestri, per allora la guardia, per io per trovare il maschino napoletano. Non è che ha bisogno proprio dell'addestramento, chissà che magari uno immagina un addestramento, per esempio, come si fa con i pastori tedeschi, no? Il pastino napoletano deve essere cresciuto in simbiosi con il padrone, che poi la guardia è una cosa che lui ha in sé, è automatica nel pastino napoletano. A volte non devi nemmeno tanto spingere sul carattere del cane, perché se il cane ha il carattere non c'è bisogno di fare giochi sbagliati con il cane, tipo quelle cavolate che tu vedi in internet... che viene quello, picchia il cane, fa ste stronzate qua. No, perché Massione Napoletano è un cane che può sembrare sornione, ma nell'attacco è molto pericoloso. Cioè, è un cane che non perdona. L'attacco di un Massione Napoletano, sì. L'attacco di un Massione Napoletano nel 90% dei casi è letale. Non si scherza. Che un cane di 80-90 kg che ti morde... Salta addosso, è pure pesante. Non penso che un cane che è capace di mangiare il femore di una vacca, credo che le tue ossa... e lui sia uno stuzzicadenti. Quindi non bisogna giocare più di tanto, l'importante è crescere il cane. Un'esperienza non consigliabile. No, questo sicuramente no, però l'importante è crescere il cane con determinati criteri, ok? Cioè l'addestramento deve essere la crescita sana del cane, che molte volte le persone confondono il cane come un giocattolo o come un membro di famiglia, nel senso come persona umana. No, la gente deve capire che il cane è un animale e va trattato come tale, e le persone di famiglia, cioè l'umano, è un'altra cosa. È inutile fare quelle cose, un tesorino cucciolotto. Pensi che, sì, quindi che il temperamento dipenda anche molto dalla genetica, oppure sì, sì, no, il carattere più dalla genetica che dall'addestramento? Sì, il carattere del cane è una cosa che si trasmette geneticamente. Sì, assolutamente. Quindi, sì, diciamo un fattore da considerare anche, diciamo, sì, negli, sì, accoppiamenti, sì, molto in passato, sai come si sceglievano i vecchi massinari? Sceglievano il cane che quando lo toccavi sul culetto si girava e ti ringhiava, o che mordeva i cuccioletti di 60 giorni, tu li toccavi, quello che ti ringhiava, chi le teneva, quello era il cane che si sceglieva. Non si guardava l'estetica del cane, cioè magari la bellezza, la purezza, no, il carattere, solo per il carattere. Tu lo toccavi, che suo cane preso il temperamento, il aggressivo, allora va bene per la guardia. Questo è il discorso. Ovviamente fare un addestramento su Massina Padano, io quello che consiglio sempre alle persone è allevare il cane in maniera sana. Non facciamo confusioni, tipo il cane viene a dormire nel letto con me, cose così, no. Il cane deve fare il cane. Anche perché effettivamente è un cane abbastanza grande, quindi farlo dormire nel letto sarebbe un po'... No, perché quello che vedo a volte, che negli anni vedo, anche per esempio sui social, vedo veramente molta... ignoranza e cinofilia, che fa davvero male all'ambiente cinofilo e agli animali soprattutto. Perché per esempio quando sei per televisione, va bene approfondire questi argomenti. Quando vedi per televisione, che ne so, io che sono un ignorante del campo, proprio per questo, diciamo, come informano me queste live di approfondimento, informano anche le persone che vanno a guardare il video. Comunque è un video di, secondo me, divulgazione, se vogliamo. Certo, dire, sì, ma no, perché tu quando leggi quelle storie, eppure senti per telegiornale, cane aggredisce il padrone, cane mangia bambino, cane, fanno anche una cattiva pubblicità. A parte che fanno una cattiva pubblicità, ma bisogna vedere il motivo e di che cane stiamo parlando, e in che ambiente è cresciuto il cane. Perché soprattutto se ci sono cani da guardia, faccio un esempio, questo non dipende dalle razze, ma tu se vuoi un cane da guardia, ok, che attacchi l'uomo e difenda la proprietà, che attacchi l'uomo, ok, che se mangia un ladro, quello è un cane che non cresce con i bambini, cresce con il padrone, boom, e basta, ed esce per fare quel tipo di lavoro, come un cane da caccia, tipo i pagappiano, dog argentino, per andare a caccia al cinghiale, quello deve fare la caccia al cinghiale, non è che facciamo questi giochini... tipo che lo portiamo smizzagliato a TTT, quando la mattina sei sbranato un cinghiale. Cioè, sono discorsi, ma non perché magari questi cani non possono stare in famiglia, ma dipende tu come li vuoi indirizzare e come li vuoi allevare. Ok? Per esempio, io ho dei cani che stanno con i bambini, tranquilli e cose, cani che magari portano anche in esposizione, stanno con i bambini, crescono con i bambini,
quelle persone di famiglia hanno il loro carattere, per amor di Dio, ma non hanno mai fatto un attacco. Cioè, non li ho mai fatti fare. No, loro proteggono la proprietà, cioè loro se devono aggredire, aggrediscono, ma questa cosa non gli è stata mai, come devo dire, forzata, insegnata. Capisci che voglio dire? Invece, per esempio, c'ho un cane maschio tipo Alfonso, questo cane che adesso hai fatto la foto, questo è a sinistra. Questo è a destra. Infatti, questo cane qua sta sempre a guinzaglio con me, lo sciolgo con me, lo libero quando ci sono io. Non lo lascio mai da solo in giardino. Che potrebbe essere che, diciamo, perché è un cane che, giustamente, a casa mia, tu hai visto com'è, viene chiunque. Io non posso tenere un cane da guardia sciolto in giardino e mi viene l'estraneo tipo il postino che scende e dice, perché il cane fa il suo lavoro. Cioè, questo è il discorso, ok? Sono un cane semplice, vedo un postino, lo azzanno. Immagino una stardina che corre appresso con motorini, poi immagino un massino napoletano con quello che può fare. Questo è il discorso, però ci vuole educazione da parte delle persone, ma educazione anche per capire le razze che si vanno a prendere, perché ogni razza è stata formata nei secoli, negli anni, dall'uomo per un determinato tipo di lavoro. Cioè, faccio un esempio: Giannis figlio Jack Russell, mo c'è Jack Russell a casa. Sono una coppia perché mi hanno detto che sono degli ottimi cani per i roditori contro i topi. Siccome avevo questo problema dei ratti, ho messo questa coppia di Jack, non ho più problemi dei ratti. Ma immagino quei cani là riescono a convivere con i mastini napoletani. No, convivono insieme ai mastini. Il mastino convive con tutti gli animali, gallini, conigli, qualsiasi tipo di animale. Non è aggressivo. A meno che non viene aggredito. Sembra normale. Però era un cane, cioè io ho avuto mastini che hanno dormito con i conigli. Cioè, avevo un mastino Ciruzzo che dormiva col coniglio. Ogni tanto schiacciavo conigli e me ne metto due conigli nu. Però, capito? Oppure quando, per esempio, a casa, che ne so, ci sono le galline, cose. Non mi è mai successo che il mio cane mi abbia ammazzato una gallina, una cosa, o altri animali di... Diciamo, hanno quell'indole verso, diciamo, magari l'estraneo, che arriva, perché un cane guardiano anche geneticamente, loro, la loro attenzione quello, però verso gli altri animali, la loro attenzione è contro l'estraneo, cioè contro l'intruso, soprattutto negli orari notturni e soprattutto quando non c'è il padrone. Massimo napoletano è, parlando con tanti addestratori, mi dicono sempre che Massimo napoletano è forse l'unico cane capace di fare l'agguato ad un intruso, cioè si nasconde, ti fa passare e ti aggredisce. Infatti io, guarda, avevo letto qualcosa e poi mi ero, come disse D'Annunzio, se non mi sbaglio, dice, aspetta perché me lo sono scritto, molosso pronto ad azzannar senza latrato, cioè vuol dire che è un cane che non ti avverte, non è un cane che si mette dietro un cancello a baia, non è un cane che fa, io mo c'ho tanti mastini a casa, non li senti mai. Non li senti abbaiare, non disturbano proprio la guida di famiglia in nessun modo. Magari ogni tanto li puoi sentire dormire perché russano, ma più di questo. No, mai. Magari li puoi sentire abbaiare, se per esempio viene un estraneo e loro stanno nei box, e loro per questo estraneo non lo conoscono, là senti il mastino napoletano, però senti un determinato tipo di abbaio, che ti fa capire, ti dice c'è qualcuno. Però se il cane è sciolto in giardino e arriva l'estraneo, il cane non lo abbaia. Lo vedi che si mette in disparte. Ma pure, per esempio, quando viene una persona estranea a casa, il cane, per esempio Alfonso, sta con me, sta vicino a me, il cane si mette tra me e l'altra persona e lo guarda, si siede e lo fissa. Tranquillo, non si muove. Il Massino Napoletano su questo è un cane molto, molto, molto intelligente. Cioè, non è un cane che fa brutti scherzi o che ti possa fare, non so, aggredire in maniera strana. Cioè, sta sempre una motivazione, se lì. Ma perché sono cani che sono stati selezionati così da oltre 2000 anni, sì, a meno che non gli dai tu fastidio, sì. Perché poi il Massino Napoletano è un cane veramente che io ci avevo Benito, il padre di Alfonso, che andavamo, lo ricordo, uscivamo insieme, c'era Benito, uscivamo insieme, battiamo, lui beveva la fontanella insieme ai bambini, cioè, e poi a casa faceva il suo lavoro. Io gli dicevo, Benito, aspetta in macchina, lui col cofano aperto, seduto nel cofano, aspettava là, io andavo a prendere il caffè, il cane seduto in macchina. Cose che fanno i mastini, capito? Anzi, sono cani molto, molto... Dal punto di vista della gravidanza, le femmine, le fattrici, come c'è bisogno di tanta attenzione? Sì, c'è bisogno di tanta attenzione, ma perché essendo cani grossi, devi stare attento, perché succede che... Allora, diciamo che io sono già 6 anni, sì, che faccio prettamente parti naturali. Mentre prima si gestivano questi parti con i tagli cesari.
ma adesso facciamo i parti naturali. Ma perché durante la selezione sono riuscito ad avere delle fattrici capaci di portarmi ad avere questo parto naturale in maniera tranquilla, senza troppe complicazioni. Ma la complicazione che si può avere in un parto naturale è quella che magari un cucciolo si mette di traverso, o magari in posizione podalica, e ti podalica di culo. Ah, e ti impedisce prima con le mani, sempre con la testa. Ma così anche in qualsiasi essere vivente, sì, sì. Oppure qualche cucciolo è troppo grande che fa da tappo e non ti permette la fuoriuscita degli altri cuccioli, e là bisogna intervenire, cioè non ci sta niente da fare, la si deve tagliare. Quindi tu non puoi lasciare la cagna da sola, dici vabbè mettiti là, partorisci, come per esempio ho fatto con la Jack, che ha fatto tutto lei. No, il parto lo devi assistere, ed in media un parto di un maschile napoletano può durare anche le 24 ore. Infatti, se non mi sbaglio, avevo visto un... No, l'ultima cucciolata che ho fatto 15 giorni fa, sì. A me ha partorito tutti i cuccioli in maniera naturale. L'ultimo cucciolo ho dovuto obbligatoriamente fare il taglio cesareo dopo 24 ore per un cane, perché si era creato un tappo, perché all'interno dell'utero c'era un cucciolo che è morto tipo qualche 20 giorni prima della nascita, quindi questa formazione, quindi aveva creato questo tappo e non mi permetteva la fuoriuscita dell'ultimo cucciolo, e quindi la cagna, io avrei perso la cagna, quindi ho dovuto tagliare. Ho dovuto fare il cesareo. E d'urgenza di domenica siamo partiti col dottore Branco per fare questo taglio cesareo. Meno male, ringrazio Vito che la mattina alle 7 era disponibile, sono andato a prendere a casa a Pollan. Grazie Vito. Partire, perché poi dove l'hai dovuto portare? Dove il dottore non era... Diciamo che qua a Battipaglia, nella provincia di Salerno, abbiamo qualche problemino per quanto riguarda un po' la situazione veterinaria. Sono un po' dalla morte di Enrico, è un po' tutto... Enrico Lanà, il grande, sì, sì. Per me il grande Enrico Lanà. Omaggiamo. Grande Enrico Lanà, perché persona. Questi qua di Battipaglia ultimamente sono un pochino saliti di testa. E niente, siamo andati nel napoletano. Gli altri veterinari, cioè, non ho capito. No, no, sì, siamo andati nel napoletano perché c'è stata una clinica che nel napoletano per un taglio cesareo mi ha chiesto 1.000 euro, quindi ho detto non esiste proprio. E io ho detto, ma stiamo scherzando, dai, 1.000 euro. E invece ho detto, vabbè, optiamo 1.000 euro prettamente per la razza del cane, o diciamo sarebbe stata una cosa di qualsiasi cane, non credo. No, mi hanno chiesto 1.000 euro per un massino napoletano, ma non lo so se va in base, io penso che per un chihuahua sicuramente costerà di meno, però 1.000 euro è un prezzo esagerato, perché tu pensi che un massino lo compri per 1.200, 1.500 euro. 1000 euro un taglio cesareo, proprio un prezzo intero, il pezzo quasi io... Poi lavorando io in ospedale so quanto costa. Quando costano i farmaci? No, 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 io sono al pronto soccorso. Sono stato a Eboli, adesso sto a Oliveto. Però so quanto costa. Sì, sì, sì. Ok, ma voglio capisce il veterinario, si può prendere per un'ora di intervento 150, 200 euro solo di lavoro. Il resto, diciamo, voglio capire un taglio cesareo 300 e 400 e, ma 1000 euro no. Bisognerebbe anche capire da parte di un veterinario, anche gli, però questo non è solo un discorso, questo è un discorso anche per esempio con alcuni colleghi che sento al nord, sono proprio prezzi in maniera esagerata. Meno male che nel napoletano, devo dire la verità, i colleghi veterinari sono molto 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 alla mano. Quanto dura il periodo di gravidanza? 60 giorni, dai 58 ai 63, 64 giorni. Periodo di, a parte il parto in particolare, nel periodo della gravidanza si dà qualche tipo di alimento in particolare? Mi sembra che mangino gli alimenti per i bambini, diciamo quello che mangiano i cuccioli, i pappi. Se... Allora, come crocchette si prende la pappi. Sì. Ok, io non so se posso dire il nome della crocchetta. Non so, tanto noi facciamo pubblicità tutti in discussione. Oh, ok, io preferisco prendere la Royal Canin come pappi, starter mother baby pappi, come crocchetta, sia per lo svezzamento dei cuccioli sia per la cagna. E a questa ci aggiungo poi la nostra mano, che sarebbe, io quando la cagna è incinta prendo le carcasse fresche di pollo e le trito. Poi ci faccio un po' di brodo, vegetale, vicino, verdura, no? Faccio il mio bastone per cercarla di tenerla. In forza per l'alimentazione, cioè, sì, perché l'alimentazione è la buona. Quante volte all'anno vanno in caldo? 2 volte all'anno, però io faccio a coppio queste cagne, non sempre, nel senso che faccio una cucciolata, poi riposo sempre. L'altro calore lo riposo, non a coppio subito.
perché sennò sarebbe proprio fare una povera cagna. A Fabio, no, accademia mandaggi no, soprattutto se faccio un taglio cesario, può essere che ti salto pure due calori. Cioè non esiste, quindi perché devi dare tempo, anche perché per me i cani, cioè, sono parte integrante della mia, cioè, della mia persona, della mia famiglia, per me sono amici, cioè io non li vedo come cani. Sì, no, no, appunto. Capito? Pensiamo, di quando mi muore un cane è un lutto. È un lutto, sì. E quindi preferisco prima la salute. E poi dopo. E poi dopo magari. Anche perché la cagna deve fare questi cuccioli, però deve stare male e bene fisicamente. Una volta che sta bene, che sta bella sistemata e tutto, allora tu la fai accoppiare e poi si deve godere i figli. Nel senso che io preferisco quando più è possibile tenere il cucciolo. Infatti il cucciolo che scelgo per me sta con la mamma fino a 4, 5, 6 mesi di vita. Non li stacco. Ah, quindi diciamo anche più del tempo... Sì, sì, quello che per esempio che non cedo, che lo tengo con me a casa, rimane con la mamma. Continua a stare con la mamma. Anche per questo hai 4 fattrici, quindi perché le alterni un po'. Sì. Diciamo in media faccio una, massimo 2 cucciolate l'anno. Una, massimo 2 cucciolate l'anno. Eligio, io dopo aver parlato più o meno un po' di tutti gli argomenti che ci eravamo prefissati, avrei qualche domanda personale, perché poi oltre a fare domande... sulle passioni. Ah, volevo dire che sì, devo, se hai qualcosa da aggiungere. Volevo fare ringraziamenti ad Antonella Di Cunzolo, veterinaria che sta a Eboli, che lavorava da Enrico. Vabbè, ci conosciamo già da ragazzini, è il liceo scientifico. Però salutiamo allora. La ringrazio perché durante questo parto Antonella mi è stata veramente di aiuto come consigli, perché poi ho avuto sulla cagna problemi di mastite. E quindi diciamo un'infiammazione delle mammelle della cagna che porta in acidità il latte, quindi la cagna non può più allattare. Adesso infatti stiamo allattando con il latte artificiale, con il biberon. Quindi diciamo vuoi ringraziare? Ringrazio la dottoressa Antonella per la risposta ai WhatsApp, i messaggi quando vado in clinica che la chiamo. Antonella, ho bisogno di questo aiuto. È bello trovare comunque. Sì, 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 con sì, la, sì, con sì, la passione, sì, di sì, che, sì, sì, sì. Che comunque portano avanti da anni. Stavo dicendo, avendo diciamo parlato un po' di tutti gli argomenti che riguardano il mastino napoletano, io in genere a tutti i miei ospiti estraggo la persona dalla professione oppure dalla passione di cui abbiamo parlato fino a quel momento, e gli faccio qualche domanda a carattere generale che non riguarda in genere l'argomento di cui abbiamo parlato. Se c'è qualche domanda alla quale non vuoi rispondere, non ci sono problemi, puoi decidere di non rispondere. Figurati. Anche sono domande inoffensive, quindi domande come si dice? Non sono domande che penso possano mettere in difficoltà nessuno. No, vai tranquillo. Che possono dare comunque, molte volte io le uso perché possono dare molti spunti di argomentazioni. Come? Di ragionamento. Sei di destra o di sinistra? Mi spingo verso la destra, sì. Diciamo, ti spingi verso la destra, puoi definire meglio la questa definizione, spingi verso la destra in che senso? Allora, guardando la politica di oggi, non faccio parte di nessuna, non mi schiero da nessuna parte, perché nessuno, ideologicamente sono fascista e con orgoglio, prima di essere fascista, borbonico, regno delle due Sicilie, sono contro l'unità d'Italia in tutti i modi possibili e immaginabili. Ah, quindi bene, proprio. Cioè, io lo dico in maniera pulita. Non lo so se si può dire, scusami. Lo so. Io sono borbonico prima di essere fascista. No, borbonico non fascista nel senso. Cioè, sono di destra, sono di un'ideologia non fascista, perché non sono assolutamente razzista, che ho tantissimi amici di tutte le nazionalità di questo mondo, ma proprio amici. No, io intendo proprio se ci si può dichiarare fascisti. Non lo so, io dico che mo so che è diventato, la parola fascista è diventata un po' come quella comunista, un po' tabù, che sembra, perché giustamente nel mondo d'oggi ci sono tutte queste notizie messe un po' così per fare boom mediatico. Però diciamo mi avvicino ad una politica di destra, ma come giusto che sia, perché credo che in una società per vivere bene ci debbano essere delle regole che vanno rispettate, punto. Chi non rispetta le regole deve avere delle conseguenze, ma credo che queste siano le regole proprio di società.
in genere. Okay. Deduco che tu pensi che, diciamo, essere di sinistra voglia dire l'esatto opposto. Cioè, No. Io proprio come. Se io tenessimo una sinistra come quella della Russia, come Putin, mi andrebbe bene. Come quella di Putin, la sinistra di Putin, a me andrebbe bene, però quello che vedo oggi in Italia tra destra e sinistra, qua veramente non si capisce niente. Non so se si possa definire proprio vera e propria sinistra. Io che diciamo la Russia è sempre stata vista come il paese comunista, tra diciamo sì, dove nasce del muro di Berlino, il paese comunista, queste cose così. Però il discorso è questo: io credo che in una società, per essere possa andare bene, debbano esserci delle regole da rispettare, delle leggi da rispettare. Cioè, magari quello che vedo oggi, anche per esempio, secondo me è condivisibile indipendentemente dall'essere di destra. Sì, sì, però quello che per esempio vedo oggi, faccio un esempio, che per esempio le forze dell'ordine non hanno più il modo di agire come c'era prima. Perché per esempio se ti vengono a rubare a casa, loro non è che possono fare più di tanto. Tu non sei libero di proteggerti nella tua casa. Io che abito in periferia, non in un palazzo, non sono libero di proteggermi. Io devo sempre sperare che il ladro mi entra in una gabbia di un cane. Cioè, questo è il discorso, che mi entra nella gabbia del cane, ma che vada, mi abbattono il cane. Però più di questo non è che io posso dire, ma al massimo posso dire, senti, ti offro un caffè, se aspetti chiami i carabinieri. Altrimenti pigliate che le cavù, perché io non posso fare niente. Questo è, diciamo, è diventata un attimino la cosa. Perché poi se tu vedi, per esempio, gli Stati Uniti d'America, il paese più liberale di questo mondo, che io non credo che sia così, però magari uno dice gli Stati Uniti d'America, il paese della libertà, è un paese in cui tu, se entri in una proprietà, tu, della persona che entra nella tua proprietà, puoi farne ciò che vuoi. Sì, infatti. Perché tu in America non esiste la porta blindata, sa né porta soffietta. Sì, io penso che sia, io credo che se una persona alle 2 di notte, mentre tu stai dormendo, entra in casa tua, non credo che ti sia venuto a salutare. Penso che sia lì per venire a derubare, e io posso decidere di difendermi nel modo in cui voglio. Certo, tu magari ti metti fuori un balcone e ti metti a sparare un ladro, dici, ah, tu là, no, se stai giù in giardino, cioè non è, ma se stai in casa mia, nella mia intimità, che è proprio in casa, ok, tipo stanza da letto, quant'altro, non esiste che io non possa difendermi. Perché poi tu magari ti difendi e poi dopo devi trovare l'avvocato buono che debba riuscire a trovare quel cavillo di legge che magari possa riuscire a tirarti fuori, perché sennò comunque tu vai in galera. Cioè, non è che eccesso di legittima difesa, che molti casi succede questa cosa anche perché sono successi casi in cui, diciamo, c'è stato questo eccesso di legittima difesa, come ricordiamo Hermes Mattielli, poi l'altro il benzinaio nel Veneto, non sì, ricordo, sì, sì, ma come sono stati quelle, per esempio, le rapine dei tabacchini, giustamente le rapine nelle gellerie. Sì, però io volevo portare ad esempio il caso di Hermes Mattielli, che sparò praticamente a quelle due persone che andarono a derubarlo, e praticamente poi fu accusato. E lui scaricò tutto il caricatore, cioè praticamente aveva intenzione di ucciderli, e loro erano disarmati. In questo caso io penso che lui abbia ragione a voler tutelare le proprie proprietà, che giustamente ognuno sa i sacrifici che ha fatto per magari per tenere qualcosa. Però il discorso è semplice. In quel caso specifico, perché diciamo adesso parlando proprio di quel caso, secondo me è stata una grande esagerazione. Non è giusto fare il fatto che passano morti quei due ragazzi, che poi alla fine anche perché secondo me non è giusto mettere sulla bilancia. Infatti io ti ho specificato pensare che ci sia lo stesso peso, diciamo, tra un bene materiale che magari possono sottrarmi e la vita di una persona. No, che ma questo sì, ma il discorso è che infatti io prima ti ho fatto una premessa, che entra nella mia intimità, cioè in casa, non nel giardino, perché a me che entra nel giardino, cioè che viene il ladro nel giardino, come già mi è successo, sì, come già mi è successo, io al massimo che faccio apri cane. Oppure se lo vedo, dico, do un urlo, gli do una chiamata, che stai facendo? Look? Sai quante volte mi è capitato di trovare il ladro in giardino perché magari sei potuto a rubare una affa tenduto attorno, che ne so, capito che ti voglio dire? Non parliamo della nostra reazione. Beh, no, in generale, però io credo che se entrano nella tua intimità di famiglia, tu immagini se a casa tu, tua moglie, i tuoi figli, e quando ti trovi due o tre rumeni, oppure due o tre due o tre italiani, due o tre malintenzionati in non casa, sa che è intenzionato, ok, in casa, le due o tre di notte, tu fammi capire che fai. Io penso che
devi difenderti. Effettivamente, è come il discorso, bisogna tutelare innanzitutto la salute vita mia, morta famiglia, tua, sì. Ma io sto parlando all'interno della tua intimità di casa, non nel giardino, perché a me nel giardino esiste, però io quello che ho letto sui giornali e quello che ho visto che è successo poco tempo fa Ottaviano, comunque nel napoletano, questo signore che si affaccia con una calibro 40 ammazza due ragazzi, ma questo è pazzo, cioè non esiste proprio, questo si è affacciato al balcone con una calibro 40, cioè Cristo santo, non è che ha sparato con la pistolina, con la calibro 40, questo ha ammazzato due ragazzi e ha scaricato un caricatore, cioè capito, tu con una calibro 40 sei cosciente che con quella pistola rompi, cioè quel colpo, un calibro 40, trapassa il tetto di un'auto. Mi piacerebbe sapere la tua opinione su un altro caso analogo che, diciamo, di cui se ne è parlato tempo fa, che poi praticamente mi sembra che questo signore fu anche condannato. C'era praticamente un ladro in casa, non ricordo quale provenienza fosse, però lui, avendolo beccato, il ladro in questione stava cercando di fuggire dalla finestra e lui praticamente gli sparò un paio di colpi e questo ragazzo poi in pratica è morto. Il discorso sai qual è? Che tu in quel momento non sai. Tu il discorso è che possiamo fare tanti discorsi così. Appunto, però è molto soggettivo. Il discorso è così, è molto soggettivo. Tu non sai in quel momento quella persona come ha reagito, come io penso che, ripeto, come ragiono io. Nella mia intimità, no. Ok, io ti posso anche dire che vedo il ladro in casa mia, lo vedo che scavalca dalla finestra e non faccio niente, come lo vedo che dico, aspetta, dove vai? Capito che ti voglio dire? Questo è il discorso, perché ci dobbiamo trovare nella situazione per poter fare questo tipo di giudizio, ma non ci troviamo. Il discorso è che in Italia non c'è una legge che tutela nessuno di noi che si trova in quel tipo di situazione. Ok, perché io mi sono trovato a subire delle rapine molte volte. Io ho avuto per esempio le rapine sui Serroni nella mia cava, dove hanno denunciato per sequestro di persona, perché i cani li hanno fatti stare sul tetto del camion per due giorni, perché vennero a rubare di sabato, noi lunedì mattina ce li siamo trovati sul tetto del camion e sequestro di persona, aspetta un momento, mandano a dire al cane, aspetta, cioè hai capito? Quindi è sempre soggettiva, sequestro di persona, hai capito? Il discorso è questo, bisogna anche un attimino calarsi nella persona, sia dalla parte del ladro che dalla parte, perché poi bisogna avere sia un mariolo che sta, sia un ladro che sta rubando per fame, ok? Perché magari ci sono, per esempio, diceva mio nonno, la buona anima di mio nonno, quando per esempio venivano che rubavano, per esempio, succedeva tanti fa, venivano rubavano nei giardini, ad esempio, la frutta, le arance, queste cose qua, per esempio, quando facevo con mio zio Sabatino il mais. C'erano persone che venivano, rubavano le pannocchie e poi se ne andavano a vendere alla Festa della Speranza. Stiamo parlando di. Non gli dicevano niente perché la scena. Io gli dicevo, ragazzi, ma venite di giorno, fatevi tutte le pannocchie che volete. Questo è il discorso, perché non esiste proprio. Che ci sta chi è che lo fa per un'esigenza proprio. Troppo la. E c'è invece chi lo fa, chi è invece che sono ladri organizzati, perché ho visto scene riprese dalla telecamere. Di amici professionisti ho visto per ladri andare a rubare con i Kalashnikov, cioè stiamo scherzando, tu immagina uno, tu ti trovi questo con il mitragliatore in mano in gas, fratemi, tu mi devi dire cosa vuoi fare, non vuoi fare più niente, partono per andare a fare la guerra, trovarsi un rapinatore in casa con una K-47 un'arma con... hai capito che ti voglio dire, come per esempio è successo a Belvedere, questi non so di che nazionalità erano, non mi ricordo manco se fossero stati italiani che hanno rubato questo durante il Covid, per vedere che hanno fatto le ronde, ma quelli durante la notte mica facevano un appartamento, 3-4 appartamenti, là non è fama, là sono ladri organizzati, fanno quelle per professione, e tu uno del genere, non dica se lo devi ammazzare per amor di Dio, perché l'ammazzare una persona è sempre una cosa che non esiste, nessuno ha il diritto di togliere la vita, però una mazziata, quando meno non mazzia tu, cioè, capito che ti voglio dire, questo è il discorso, ok? Sì, no, diciamo però che ti ripeto, è sempre soggettivo. Sì, è sempre soggettivo a ciò che ti succede in quel momento. Cioè, io posso, per esempio, tu, le rapine che sono successe magari nelle gioiellerie dove è morto il ladro, dove tu non lo puoi sapere. Sono tanti casi. Tu non lo puoi sapere. Bravo, non puoi sapere. Il gioielliere indaga, però il gioielliere indaga chi lo manda, che c'è per tu. Hai capito? O come faccio un esempio, come hanno fatto vedere in quel ristorante napoletano che sono entrati con i fucili a pompa a rubare gli orologi. Cioè, ma stiamo scherzando. Adesso, ma capito? Far West, tu immagina una scena del genere fosse successa in America, là sarebbe stata una carneficina.
Cioè, capito? Perché in America si Siamo cammina tutti libero. armati, tutti Cioè, questo è il pronti discorso. Perché io non sono nemmeno d'accordo per la liberalizzazione delle armi, eh. Cioè, io penso che io ho il porto d'armi, sono possessore di porto d'armi. Sì, ma io credo che il porto d'armi debba essere dato secondo delle visite con dei psicologi. Cioè, non è tutti a padre e padrone. Che sia già così adesso in Italia, in questo momento. Sì. Però io vorrei qualcosa, per esempio. Sta sempre. Vabbè, una cosa ballerina. Io vorrei proprio una cosa tipo, ma come. Faccio discorso pure nei cani, voglio una cosa del genere. Che tu, per esempio, che vuoi comprare? Faccio esempio un pitbull. Devi fare un corso dove ti spiega la razza del cane che stai acquistando. Quali possono essere le sue, capito? Sono per questo tipo di idee. Credo che lo studiare ogni cosa che uno voglia fare porta sempre a dei buoni risultati. Quindi credo, se devi prendere il porto d'armi, uso caccia, ok, fai l'esame da caccia, è difficilissimo farlo oggi, l'ho fatto, quindi ti dico che ti ambara tutte le cose. Vai a caccia. Andavo a caccia, adesso non più, perché mo è diventato troppo un lusso, non si può i cani o la caccia. Però uso sportivo, cioè il porto d'armi, però io credo che bisogna un attimino fare qualcosa di più, come devo dire, più specifico, per studiare meglio le persone che prendono il porto d'armi, perché per evitare proprio queste cose, per diminuirne e aumentarne il rilascio, per no il no rilascio. Diminuire per studiare la persona che prende il porto d'armi, perché vedere una scena del genere come questo signore che nel napoletano mi ha ammazzato due ragazzini con una calibro 40, cioè no, perché tu vedi che insomma, a meno che chi non si aspettava che un anno fa allora però e chi capisce? Capito, siamo al calibro 40, cioè voglio, è assurdo. Io quello quando ho sentito questa notizia sono rimasto sconvolto. Io potevo capire che ne sono di solito. Io quando ero ragazzino che andavamo sulla Castelluccia a motocross, al massimo si sparavano con i pallotti alla sale, capito? Ehi, i bambini, così, le picchiarelle, però. Chi sta a calibro 40? Ma che sta a calibro 40? Andare in un cannone, bravo. Abbiamo trovato questo punto di incontro che sarebbe comunque una regola da regolamentare meglio, quella là, diciamo, della difesa personale. Sì, sì, assolutamente sì, ma anche senza l'uso di armi, proprio in generale proprio. Mi piacciono, vedi film, telefilm, serie TV, ne hai qualcuno in particolare che ti è piaciuto di più, qualche film e serie TV? Allora, non sono proprio un amante della televisione in genere, però quando voglio rilassarmi, che ho tempo, diciamo così, sto perdendo tempo, vedo un po' Netflix. L'ho scaricato quando lavoravo di notte in ospedale durante il periodo Covid, e per distrarci un po' magari la sera quando finalmente non avevamo pazienti Covid da osservare, guardavo un po' Netflix e niente, ho visto i Peaky Blinders. Peaky Blinders, sì. Che ho visto molti meme ultimamente, però sarò sincero, è una lacuna che devo colmare, ancora non l'ho visto. No, è un film molto, perché a me piacciono, diciamo, i film un po' old school, un po' vecchi. Che sono un amante tipo del Padrino, Donnie Brasco, C'era una volta in America, che magari uno li guarda, diciamo, che palle i film, mi dicono, io mi metto là, me li guardo, mi piace, non so, il Padrino, quante volte l'ho visto? Tutte e tre. C'era una volta in America, non finisce mai, però ti metti là, te lo guardi, mi piace, ma perché mi piacciono proprio quel tipo, quegli attori, come recitavano una volta, diciamo, i film di tipo, a me, questo Gomorra, non è che ci vado contro, ma amore di, è una scena, però è troppo. Magari le prime ci siamo divertiti tutti quanti, sì, però poi dopo è diventato, capito? Cioè, ti fanno vedere una realtà che forse magari non è quella, e poi magari ci sono persone che uno è inutile che voglia dire che non è così, però se tu prendi un milanese e si guarda Gomorra, quello si pensa che è Scampia, veramente è così. Sì, si fa l'impressione, cioè, che la quando poi magari là ci sta gente che non sono tutti così, ci sono persone che soffrono, ci sono persone che quindi un attimino, a parte che facciamo capire che questo è un film, è dico. Una, sì, a parte che poi ultimamente c'è stata una grande rivalutazione di Scampia e della zona in particolare. Sì, sì, lo so. È stata, tra virgolette, io poi per il discorso dei mastini nel napoletano ci cammino moltissimo, quindi non è sempre così, ma il discorso del napoletano è che Napoli è una città grandissima. E comunque, come stavo dicendo, è una zona che più o meno è stata, tra virgolette, bonificata. E come parlavamo qualche settimana scorsa con Elder Minus in live, che sono posti dove magari ci possono stare anche tante persone che la pensano in un modo sbagliato, diciamo così. Però sono posti in cui ci può essere anche tanto tanto sole. Colgo proprio una citazione. No, ma infatti, ma è così. Ciao. Proprio in testuali parole.
diciamo, ci può essere tanto tanto sole anche in quei posti dove non uno non potrebbe, magari non se l'aspetta. Sì, ragazzi, ma quello discorso è sempre la povertà che ti spinge a fare tante cose. Molte volte, perché magari su 10 persone, 2 vanno a una capa psicopatica, ma il resto nelle grandi città è così. Infatti, cioè, io dico sempre: se vai per esempio in un paesino, tipo, faccio un esempio, un paesino come Acerno, ok, trovi quella criminalità, ok, puoi trovare magari la testa calda, ma non è che trovi la criminalità, cioè, capito? Nel napoletano parliamo di una città di milioni di abitanti. Aspetta un attimino. Solo della città per non contare l'interland napoletano. Ragazzi, comunque ci sono persone che non arrivano a fine mese. Noi che diciamo c'è il lavoro non c'è. Lavoro c'è per alcuni, per altri magari non hanno la possibilità nemmeno di lavorare, nel senso perché non c'è. Magari tu dici, ma quello non si può spostare. No. Perché magari ha la famiglia, la cosa, magari non tutti possono avere questa cosa di andare lontano e spostarsi per lavorare. E quindi è molto poi nell'ignoranza, perché poi l'ignoranza sarebbe non che uno è scemo, che uno... No. Che uno ignora, che non sa. Bravo. È molto più semplice prendere delle strade sbagliate e fare soldi facili, e quindi... Ma per esempio io, sempre con i massini napoletani, ho degli amici che stanno in Messico. Un caro amico come per esempio Luis... E mi dice lì, cioè io ho comprato casa a Città del Messico. Io da ignorante dicevo, scusa Luis, ma Città del Messico non è una città pericolosa? E mi dice, sì, dice, ma quella è una città di 21 milioni di abitanti, mica tutte e 21 sono cattive. Ci sono delle zone in cui in Città del Messico non puoi andare, non puoi accedere, soprattutto lo straniero non può accedere, però là stiamo parlando di povertà estrema, cioè di gente che non ha nemmeno il bagno in casa, sì. E che vogliamo parlare, quindi... Io credo che sia questo il discorso. Non bisogna fare di tutte le bombacce. Perciò ti dico, ma io perché ho detto Città del Messico? Ora ci ricolleghiamo al fatto del film di Comore Napoli, che uno magari ha sempre questa, appunto, bisogna, vabbè, questa cosa brutta di questo. Perché magari tu senti per televisione, se dici, Città del Messico, la città della criminalità, cose. Ma perché c'è stata indotta? Ok, quindi il discorso è anche guarda per Napoli, perché per esempio io che frequento nel napoletano in genere, da Napoli a tutto l'intero napoletano, io non ho mai avuto un problema, io sono 20 anni che ci cammino con la macchina, non ho mai subito una rapina, non mi è mai successo, tu sai quante volte lascio la macchina in moto, prendo il caffè, che c'è... Il problema secondo me è che di Napoli, molto spesso di Napoli, della Campania in generale o di qualsiasi città che viene comunque... messa in cattiva luce da queste cose, è molto più facile pubblicizzare gli aspetti negativi, perché tirano di più, diciamo, sono gli aspetti, sì, è come quando si parla del napoletano, è così come parlano lo siciliano, la mafia. Se vogliamo parlare di Napoli, diciamo, la cosa che salta subito all'occhio è la criminalità, i borseggiatori, la camorra, tutte queste cose qua, e molto spesso si dimentica l'arte di Napoli, i musei, i teatri, si dimentica la passione della gente, si dimentica la musica napoletana, che comunque ha una tradizione lunghissima in tutto il mondo. Molto spesso è più, ragazzi, quello è bravo, parlo di questi aspetti, ma quando poi nelle grandi città, ma tu se vai nella stazione a Milano, fammi capire, quando esci fuori la stazione di Milano, cammini nella metro a Milano, cammini più o meno la stessa, fammi capire, il problema non è lo stesso del borseggiatore, di chi ti scippa, ma indipendentemente da chi ti, dalla nazionalità della persona che ti scippa, perché qua non facciamo un caso di nazionalità, non ci interessa, parliamo di persona fisica. Di chi dici? Nelle grandi città è così, perché c'è stata povertà, ragazzi, cioè è inutile che uno... Tu puoi andare in metro a Roma e prendere un furto, come magari vai in metro a Napoli, ti prendi il furto, può essere pure che te lo prendi. Ma così anche nei pullman, così in qualsiasi posto pubblico che ci possa essere. Questo è il discorso, perché poi la criminalità organizzata, quella è tutta un'altra cosa, quella è tutta una cosa, ma questo non esiste solo a Napoli, quella esiste in tutto il mondo. Tutto il mondo. E io volevo parlare. Tornando, diciamo, alle domande che ti stavo facendo, qualche serie TV in particolare, oltre ai film di una volta, vecchio stampo di cui parlavo? Senti, ho visto come serie TV Lucifer, i Peaky Blinders, e i Sons of Anarchy, bellissimo, perché sono una mano dell'Harley Davidson, cioè sono proprio malato per le Harley, quindi ho visto questa serie TV. Ho visto proprio giusto qualche puntata, poi non riuscii ad approfondire, però lo trovo molto interessante, mi sono... promesso all'epoca di comunque di andarmela a vedere. Sì, è molto molto bello, ma io ripeto, l'ho visto perché essendo amante delle Harley, ma proprio amante, sì, praticamente sono è un gruppo di harleyisti, sì. Che poi giustamente delinque come ma perché sì certi, ma non si guarda, no? Anche se in America le i motociclisti Harley sono un po' così,
diciamo, rispecchiano anche la realtà di che non è come in Italia, però là in America è un po' così. E abbiamo visto tutta la serie. Molto interessante, comunque. Mi sono ripromesso di vedere, prima o poi me la dovrò andare a colmare quest'altra lacuna, perché è una serie che non sei il primo che mi consigli e comunque molti trovano molto molto interessante. Ti puoi descrivere con tre aggettivi? Descrivermi con tre aggettivi? Sì, descriviti con tre aggettivi che descrivono, diciamo, una tua peculiarità. Tue peculiarità. Diciamo che come aggettivo posso dirti che d'impatto sembra una persona un po' rude, diciamo. Quindi un po' cioè non lascio sempre, come devo dire, non sono sempre ingannevolmente rude. Sì, perché di solito mi difendo dalle persone strane che non conosco, ecco. Ah, diciamo, usi questo tuo essere rude come armatura. Diciamo, mi difendo dalle persone, diciamo, estranee che magari non conosco, quindi magari, ma anche come aspetto fisico, non ho, diciamo, la faccia del, non lo so, ragazzo, ho questo aspetto un po' burbero, infatti mi chiamano Orso, però... Non lo sapevo. Vediamo, poi c'è i mastini. Ah sì, infatti quindi... i mastini possono aiutare a contribuire a questo aspetto, diciamo, magari minaccioso. Perché... Come per esempio mi piacciono gli sport di contatto, sono una male della box. Ah, infatti c'è una domanda. Sono proprio malato, per il pugilato. E palestra. Quindi diciamo ingannevolmente... Ma grande Gaetano Tufarelli, sempre dato, io lo chiamo Tata. Grande Gaetano Tufarelli, è come palestra di pugilato, la palestra di pugilato Battipagliese dal maestro Alfonso Truono con Riccardo Melloni. Che salutiamo, Riccardo lo conosco, un amico, abbiamo lavorato insieme tanti anni fa, forse lui se ne ricorderà, anzi no, molto probabilmente se ne ricorderà. E lo salutiamo, magari qualche volta lo possiamo avere anche ospite qui, parliamo un po' dei suoi incontri, della sua carriera in particolare. Grande Riccardo, grande sì, Riccardo. Sì, lo salutiamo. Bravissimo ragazzo, ho conosciuto anche suo padre in un periodo in cui lavoravo all'acquedotto, una persona squisita, simpaticissima, che saluto e ricordo con piacere. Cosa cambieresti del tuo passato? Bella domanda questa. Te le sei studiate stanotte? No, sono domande che faccio a tutti i miei ospiti. Cosa cambierai del mio passato? Sì. A volte ci penso a questa domanda, a volte mi do delle risposte, altre volte invece ti dico che non cambierei niente e farei tutto ciò che ho fatto, perché tutto ciò che ho fatto senza nessun pentimento mi ha portato ad essere ciò che sono oggi. Però magari a volte io non ho dei rimpianti nella mia vita, assolutamente, ho fatto tante cose buone ma tante altre sbagliate, però non le rimpiango. Perché io credo che le esperienze di vita magari potessi modificare. Mi sarei laureato prima. Questo sicuramente sì. Avrei fatto Sto finendo gli studi. Mancano pochissimi esami. Cosa stai studiando? Economia e commercio. Mancano pochissimi esami, ma lo faccio per una questione di personale. Cultura personale, sì. Magari questo avrei fatto, mi sarei laureato prima, ma non per una questione lavorativa, ecco. Ma per altro, forse avrei scelto anche una laurea diversa. Avrei dovuto scegliere veterinaria. Ma diciamo anche in relazione. Capite, in canalizzarmi, sì, e infatti molte volte su questo penso, dico, ma forse un ragazzino di 18-19 anni come può capire che percorso di studi prendere, che come... Cioè sono tante le cose. Diciamo forse un po' è un'età un po' problematica, proprio perché diciamo in quel periodo ero ingannato, verso le attività di famiglia, quindi lavoravo nelle attività di famiglia, poi dopo c'è stata questa crisi che non si è capito niente di più e quindi ho fatto altri percorsi, questo è il discorso. Quindi l'unica cosa che magari di cui mi pento, cioè no pento, ci penso. E forse se mi fossi laureato prima, magari oggi starei in una posizione diversa. Anche se poi fondamentalmente non mi lamento, perché l'azienda di lavoro sto bene, non mi manca niente. Però sai, no? Ok, questo è il discorso. Magari oggi faccio un lavoro che,
che è completamente diverso da ciò che magari pensavo a 20 anni, perché io ho sempre lavorato nell'attività di famiglia, in agricoltura, con l'azienda agricola e quant'altro, perché mi piaceva, malato della terra, malato degli animali, malato proprio, malato, cioè io quando sono in mezzo alla terra, sono in grazia di Dio, chiudimi in un ufficio e mi sento morto, capito? Invece mo lavorando nel settore ospedaliero, però ti dico che ho fatto tanta tanta esperienza e non rinnego nulla di questo lavoro, anzi mi piace tantissimo e lo faccio veramente con passione e con amore. E questo periodo Covid che abbiamo avuto mi ha veramente insegnato tanto. No, perché tu hai vissuto comunque a stretto contatto anche, diciamo, con il problema del Covid. Sì. Tu lavori all'interno di... Ho lavorato nel pronto soccorso Covid di Eboli per tutto il periodo Covid. Ed è stato veramente un'esperienza molto, no, molto stretto forte. Stretto contatto anche, sì, con i malati di Covid, sì, non solo, sì, con il, sì, problema, sì, sì, Covid. Sì, sì, infatti sul mio... vedere magari delle foto di quando, sì, eravamo vestiti sul mio Instagram personale. Com'è è stato un periodo un po' particolare. Il discorso del Covid è che purtroppo nell'ambiente ospedaliero tu hai visto la sofferenza delle persone e non hai potuto far, cioè potevi, perché la medicina non... In questo, ciò che ho visto di questo virus, che è difficile, è un come forte, diciamo, spiegare. Senso di impotenza. Sì, diciamo, capito? Questo. Ti senti proprio, dico, ma come, chi c'è? Tu non puoi fare niente. Tu ti guardi il malato, lo guardi. Questo è il tuo account personale. Sì, sì. Tu guardi il malato e dici. Dici. Questa è la foto di cui parlavi. Sì, sì, questa era prima di entrare nel reparto dal paziente. È stato molto, secondo me, molto provante come vedere come, diciamo, i malati di Covid che hai malati assistito... Malati di Covid sono, diciamo, brutti in che senso? Perché ciò che ti fa male è che loro non possono vedere i parenti. Allora tu li vedi con gli occhi impauriti. Tu vedi la paura negli occhi di quelle persone. E cerchi in tutti i modi di trasmettere serenità. Ma quando ti fanno le domande e ti dicono, ma io da qua uscirò, secondo te, Tu sei stato anche a contatto con casi, diciamo, gravi di Covid che poi hanno rischiato, magari hanno, diciamo, non hanno più fatto ritorno. Io ho avuto il nostro collega Lucio, che è morto in 15 giorni. Un altro caro amico, COVID. Sì, un altro caro amico mio di Ernesto. Poi è il suocero di mio cugino Cosimo, 15 giorni, la stessa cosa, che è morto per Covid. Covid è una malattia di merda, che credo sicuramente che non sia una malattia che viene dai pipistrelli, perché non è assolutamente così per me, da ciò che ho visto, dalla mia esperienza, da ignorante quale sono, da ciò che vedo con gli occhi, ok? Ma è qualcosa che ha creato l'uomo, perché è un virus che non ti dà scampo di nulla. E non ti fa capire se può essere mortale oppure no, perché ho visto persone anziane di 90 anni alzarsi dal letto tutto a posto, senza problemi, hanno passato Covid tutto a posto, e gente senza nessuna patologia, magari sportivi e cose, morire, persone giovani, morire, e non ti ha dato, cioè non ti dà nemmeno il tempo di pensare, perché poi fondamentalmente nei primi casi, ma oggi ci stanno tutti i vaccini, vaccinazioni, tutte queste cose, sì, diciamo che più o meno una cura da seguire, si è un po' adeguata, più o meno una cura da seguire, ma nei primi casi sbagliava praticamente la terapia, ma la che terapia, tu giustamente il cortisone, ma tu là guardavi l'anticoagulante, sì, ma ci sta niente da fare, o paraterne, che è lei che decide, che è lei. Mettevi il casco, giustamente, penso, chi ce la faceva, chi non ce la faceva, ma ti sto parlando del primo periodo Covid, e là, sì, là è stata proprio una... Noi, la prima ondata Covid, noi in ospedale, ci guardavamo in faccia, diciamo, anche mascherina, era una novità, era una cosa che non si sapeva ancora. Nell'ignoranza, per me è più totale, ma nell'ignoranza, perché tu giustamente non sapevi quando, mascherine, casco, tutto, non si capiva niente, parliamo di palombare, quando stacchi il maschere, cosa, non si capiva niente. Proprio nei primi tempi c'è stata proprio quell'impressione di una cosa molto grave che stava accadendo. Sì, sì, ma è stata una cosa proprio grave. Mo adesso diciamo che la situazione è un attimino cambiata, ma perché
stiamo facendo vaccinazioni perché il virus si sta modificando, quindi cambia Ma dice che è una e siamo conseguenza. comunque più Io attenti di prima, perché vedo che le detto che è persone una comunque stanno conseguenza. più attente di prima. Che Sì, ragazzi, sicuramente. mo tu la mano non è che ce la diamo tutti, mo il saluto è diventato così, così. Ma prima, compa, come Prima sta di a dare posto, un una bacino mano alla ad cozza? abbracciare e Se ci baciare, pensi due o questo tre dice che si volte, può. magari parli in maniera distante, cioè, sono tante le cose. Infatti. Più igiene, mo camminiamo col sanificatore in macchina, stai sempre a te lavare in mano come uno deficiente. Però giustamente è stata, guarda, un'esperienza molto forte, perché ti ripeto, sentirti impotente e vedere la sofferenza negli occhi di una persona che sta per morire è qualcosa di veramente Toccante. di... Toccante. Che non è il discorso della guerra, tu sei re, spara uno e muore, della manco tempo pensare. Tu invece no, quello lo vedi per ore, giorni, che sta là e muore, cioè, esattamente. Che poi la morte di Covid, io preferisco morire per il vaccino e non di Covid. Magari proprio in virtù del fatto di starci a contatto negli ultimi periodi della vita si crea anche un legame Ah sì, affettivo. sicuramente, sì, a meno tu lo hai là, tu lo fai mangiare, cioè io come vai là lo fai mangiare, colazione, lo cambi, lo lavi, tutta l'igiene personale della persona, sei allettato in un modo che non si può alzare e quant'altro, lo lavi, lo sistemi, lavi i denti, fai i capelli, la barba, la colazione, cioè è normale che tu affezioni, ragazzi siamo umani, non siamo, cioè, bestie in che senso? È normale affezionare, Abbiamo comunque è il normalissimo senso affezionare. della ragione che magari gli animali non hanno, e forse questo volevi intendere. No, gli animali hanno un senso di Sì, affezione molto, infatti. molto, molto, molto forte. Intendo che questo di solito è un gergo di uso e Modo di comune, dire, capito sì, che è ti voglio modo di dire? dire, sì. Bestia come un animale satanato, come ti ho già spiegato. È normale che ti affezioni, è ovvio che ti affezioni. Pure a te ci affezioniamo se passiamo 10 giorni insieme, capito che ti voglio dire? Sì, sicuramente. Lavorando insieme inizia quella confidenza, quella cosa, e così anche nell'ambito ospedaliero. Questo è il discorso. Io intendevo nel caso proprio particolare che uno È normale, ragazzi, è nel tuo normale. caso in particolare sapevi che comunque le persone che andavi ad assistere stavano male e in alcuni casi poi comunque non sono Sì, ritornati perché a poi la casa. domanda che ti facevi sempre era quella che diciamo, speravo al prossimo, capito? Quando tu dici, ma al prossimo turno che mondo, speriamo di trovarlo. Quando magari non lo trovavi, chiedevi, ma io è stato trasferito, è morto? Ma ci è stato trasferito, nel senso che veniva portato nel reparto Sì, Covid, anche l'ospedale Covid, rintrancato. ma a Eboli, a Scafati, a Agropoli, ecco. Ok, a posto, speriamo che. Però quando ti dicevano è stato intubato, è stato oppure allora là ti sentivi. Poi quando viene intubato diciamo anche un po'. Quando sei intubato le possibilità diminuiscono. Molto, molto, molto che tu ti possa sapere. Diminuiscono col passare del tempo, quando più tempo rimane intubato, diciamo, più le Sì, possibilità, sì, anche perché sì. poi, Io diciamo, poi mi arrabbio quando sorgono sento. altri problemi che Quando poi. sento quelle persone che dicono no, ma quello il Covid non esiste. Ti facesse stare con me. Il Infatti, Covid non molte esiste. volte Il si è Covid detto che il esiste, Covid l'ha non è. creato, per me l'ha creato l'uomo ed è una nuova forma di guerra, tra virgolette, dei potenti che Per quanto fanno. riguarda il vaccino, questa è una domanda che non ci ho scritto, quando dico che danno anche spunto, quando riguarda il vaccino e il Green Pass, qual è il tuo pensiero? Il Green Pass è una stronzata. Per me il Green Pass è una grandissima stronzata. Una stronzata dal punto di vista Dal punto di vista di della come è. costrizione. No, di com'è fatto, di come è impostata la cosa del Green Pass. Allora, ognuno di noi è libero. Ok, noi siamo persone, nasciamo liberi, senza padrone. Quindi io sono libero di farmi o no il vaccino. Punto. Se tu te lo vuoi fare, te lo fai. Se non te lo vuoi fare, non te lo fai. Poi. Il Covid, come può venire a me col vaccino, ma la ricetta, così può venire a te, come tutto salve, ma la ricetta, cioè, oppure l'incontrario. Non è il discorso, perché ci sono stati anche casi che le persone con il vaccino hanno preso il Covid, si hanno fatta l'animazione e quant'altro. Sì, Poi sì, sì. magari può essere stato qualche morto o quant'altro. Però il discorso è questo, è una tua scelta personale, fare, cioè sottoporsi ad una terapia medica. Non, nessuno te la deve obbligare. Questa è una cosa su cui io non transigo assolutamente. Poi, il fatto del Green Pass. È normale che una persona, diciamo, come regola generale, ok? Non stiamo a guardare tutte le no nozioni che ci danno sui mass media e quant'altro. Una regola generale, se tu sei vaccinato, dovresti essere più protetto e quindi
non dovresti avere, essere portatore di virus. No, in okay. realtà, in non dovresti realtà, avere essere in, portatore. No, in realtà è una percentuale molto minore, che però poi svanisce con il passare del tempo, perché la dose perde di efficacia. Con ma perché è proprio che è un virus creato dall'uomo. Sì, io penso perché che... se era un virus normale, l'anticorpo funzionava in H24, punto. Sì, questo è il discorso, ma adesso noi che lavoriamo nel sanitario siamo obbligati a farci il vaccino. Cioè io per esempio, se non avevo, come ragiono io, a me il vaccino non l'avrei fatto, l'ho dovuto fare per forza, perché lavorando nel sanitario che fai? Te fa il vaccino o te fa il vaccino o non fatica che stai a manestra. Il discorso è come mettere la stella di David sulle giacche degli ebrei. Oddio, non proprio. Oddio, non è proprio. Come il discorso del Green Pass, è la stessa cosa. Io la vedo così, la vedo proprio una costruzione di una dittatura assurda. Scusa, che non esiste. Non esiste proprio. Però secondo me è un paragone che non no, 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 sai perché? Perché tu devi mettere le persone in condizione di essere liberi, di scegliere se una cosa va fatta oppure no. Io lavoro nella sanità, ok. Allora ti vengo a dire, il discorso del vaccino, ok, è semplice. Se ci sono stati casi, e li ho visti, di persone vaccinate che hanno preso il Covid, ok, quella persona la può trasmettere il Covid al Green Pass. Magari è una persona minore, però lo può trasmettere. Sappia tu sì. Covid, al Green Pass. Sì, 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 amici sì. Che hanno lavorato con me nel Covid non si hanno pigliato Covid, sono andato a fare la vacanza, lì sono andato si hanno pigliato Covid. Quel cristiano è stato trasmettitore di Covid. Con tutto il Green Pass, con tutte le vaccinazioni, con tutte le... perché quello l'ha andato ad Ischia, con il Green Pass. È andato là con il Green Pass, ok? Quindi ha mangiato in ristorante con il Green Pass, è tornato, è andato con il Green Pass. Quindi questo Green Pass, diciamo che il Green Pass è stato una comodità, una comodità. Faccio il Green Pass, però tu non puoi mettere queste cose. Voglio andare, non ho problemi, esibisco il Green Pass, entro senza problemi, anche se diciamo dal punto di vista medico, secondo me diciamo non va ad aiutare tantissimo. Oddio, diminuisce di molto la probabilità di prendere il virus. Ma inoltre, dipende dal vaccino, inoltre, il discorso è questo, perché sulle varianti molto, che ci sta. Sì, scusami, diminuisce molto anche i sintomi nel caso in cui si dovesse comunque contrarre il virus anche dopo aver fatto il vaccino. Allora. Però è un'efficacia che va affievolendosi con il passare del tempo. Infatti, non vorrei dire una castroneria, si deve fare un richiamo ogni anno praticamente, il vaccino sarà annuale da quello che ho capito, qualcuno magari più informato di me non lo so come andrà a finire. Io so che adesso dobbiamo fare questa terza dose. Oggi Almirante di prima cambierebbe partito sicuramente, ma chi non sarebbe proprio andato via dalla politica se ne andava proprio dalla politica. Il discorso è che salutiamo Stefano, nostro assiduo ascoltatore, ci ascolta spesso e ci ma e come ci Almirante così anche Berlinguer. Il discorso è che io credo che i politici di prima, proprio la politica intesa come era intesa prima come valore, ok, che babà come si facevano prima si fanno oggi, non è questo il discorso, ma proprio come veniva fatta la politica prima. Oggi non ci sono i politici, cioè non esiste proprio. Sembra che comunque questo lento declino sia iniziato dagli anni 90 in poi. Sì. Gli anni in cui, diciamo, combaciati con... Volevo solo dirti per il fatto che ho detto prima, il discorso è che adesso si fa una diversificazione. Il fatto delle stelle. Per fare, ma intendendo come marchio, in che senso? Come tu stai facendo, cioè tu nel senso chi ci gestisce, hai fatto una divisione. Vaccinati... e non vaccinati. Vaccinati possono fare questo, questa gente che non si può vaccinare per una loro scelta personale, che da fare? Non può uscire da casa, non si può bere nocino, non si può mangiare lo panino, non si può mangiare una cosa, si può caffè. Permettimi di evidenziare il fatto che chi non è vaccinato, perché non fai un'analisi ha una probabilità più alta di diffondere il virus. Sì, però può essere pure che delle persone che stanno tra di loro hanno contratto il virus e sono autoimmuni. Perché non fai un discorso, per esempio, non di tampone, prelievo del sangue, controlla Spike, vedi gli anticorpi di tutte le persone che il discorso è che c'è sta sempre un giro che rendi conto, che conviene fare, sono soldi che girano, hai capito? E quindi noi siamo delle burattini in mano di chi ci gestisce. Questo è il discorso, sì, spesso, perché per esempio questo è il discorso di questo virus. Bisogna capire in che termini, però sì, la maggior parte delle ultime cose che hai detto sono in linea di massima. Perché bisogna pure vedere, perché per esempio io conosco persone che hanno, il padre di un mio amico, mai contratto il Covid, 2 tamponi a settimana,
Volendo usabile, perché questo lavorava in ospedale, quindi prima di farsi il primo vaccino, Nonostante il quando ne vaccino. uscì, no, precedentemente al vaccino, che prima che uscissero questi vaccini, tutti quanti per farci questo vaccino, può essere, ci siamo fatti la domanda e dici, ma fa che ha maturato Covid, non ce ne siamo accorti. Quindi siamo andati a fare questo prelievo, siamo in ospedale, spago il controllo dello spike, e questo aveva 12.000 anticorpi. Oh, Che chiunque sono tanti per ti me, dice scusa la mia 12.000 ignoranza, anticorpi, ti sono dicono tu tanti, hai avuto sono. il Covid e non è, sei stato asintomatico. Cioè, questo cristiano, evidentemente, che poi nessuno te lo spiega, evidentemente questa persona ha avuto il Covid 3 giorni, ha avuto il Covid senza simili, è arrivato e se ne è chiuso in 3 giorni senza infettare nessuno, Senza accorgersene senza nemmeno. accorgersene. E come questa persona, sai quante ce ne possono stare? E questa persona con 12.000 anticorpi, sai quando il suo sangue quanto è importante per il monoclonale. E poi da quel sangue che comunque c'ha E possono allora, estrarre, gli stiamo possono parlando, costruire un capito? E invece vaccino no, poi facciamo il Green qualche. Pass. Facciamo. Mo sentivo dire addirittura per i ragazzi che vanno a scuola, quelli col Green Pass con il pullman e l'abbonamento gratis. Là invece c'è il Green Pass. Hanno pagato l'abbonamento. Cioè, io sento cosa stupido. C'è la politica di oggi. No, ma infatti Non la posso, cioè, non fondamentalmente io il si può Green Pass appoggiare. la trovo una scelta politica, una cosa politica. Non la Il posso appoggiare. vaccino è una cosa, il Green Pass è un, Perché diciamo. fossero vaccini, il discorso è che tu la leggenda non lo puoi pubblicare, sai perché? Fossero vaccini accertati. Cioè, nel senso In che, via sperimentale ancora, come dici, sì. no, accertati, tipo per esempio i vaccini che si fa ai bambini, ok? Che sono, tipo, tu vai in quei paesi, tipo vaccini, poi vai ora, no, vaccino. Cioè, sono vaccini che si fanno ormai, sono Sappiamo. accertati. Questo me l'avete fatto. O quando mi devi già preparata su te. Tu sai In teoria non sanno nemmeno la tu non sai reazione che neanche può avere il reazione. Che poi vaccino sul corpo umano che ha giustamente 10 anni, per dire. Non sa brava, che tu non puoi sapere, reazione può. non puoi sapere, non puoi, perché quello poi alla fine, vedi tutti questi casi di trombosi, di miocardite. Nei giovani ci sono casi di miocardite, trombosi e quant'altro. Ma giù, che è roba chimica, che è medicina, tu non puoi sapere. Allora, mo, giusto, ci troviamo in questo caso, stiamo a ballando, a ballando, però non possiamo sapere a te fra 20 anni che cosa ci succede. Ah boh, non l'avremmo saputo nemmeno nel caso Facendo in. con, speriamo, ma Non non le l'avremmo raccomandi. saputo nemmeno nel caso in cui non avessimo fatto il vaccino, quindi con la Questo stessa sicuramente, hai cosa. capito? Questo è il discorso. Però obbligare le persone facendo questo tipo di schermatura, utilizzando il Green Pass, no, questo no. Cioè, voglio bene, no. Che siamo ragazzi nel 2021, siamo in un paese libero. E quando si dice libero significa senza dittature Senza imposizione. estreme, senza imposizioni, Senza senza che le imposizione. cose, perché sennò se dobbiamo vivere così, allora dobbiamo fare su tutte le linee. Poi dobbiamo avere il padre padrone, lo dobbiamo avere su tutte le In tutti i linee, campi, in su tutti i tutta. campi, non è che facciamo a chi figlia e chi figliastra. Cioè, hai capito che voglio dire? Non è che il povero popolo ci paga le spese, allora, no. Io sinceramente sarei d'accordo a non avere il padre padrone nemmeno in quel caso No, particolare, in nel questo caso senso, sì, questo è particolare. quello che ti voglio dire. Io ti Sì. sto spiegando una generalizzazione, perché cavolo pare che si fa chi figlia e chi figliastra, allora il discorso no, non Ma esiste. sempre per quanto riguarda il vaccino, il Green Pass No, io o. sto parlando di Green Pass, di vaccino, Ah. capito che ti voglio dire? No, allora, il In fatto che questo chi caso ha il dici Green Pass, figlia e chi lo può? Green Pass, cioè, il figliastro e nostro chi fatto è che i senza il Green ragazzi che Pass. vanno a scuola, chi c'ha il vaccino, abbonamento gratis, chi non c'ha il vaccino è da pagare abbonamento, tu che dici? No, L'ho questo sentita questa cosa non la sui sapevo questa social, cosa. dicendo, no, non è possibile. Però speriamo che Non la Madonna l'avevo. ci accompagni in questa situazione, questo virus che finisce la presto sta tranquillo, anche se. Sembrava quasi che stessimo uscendo da questa situazione, però ultimamente ho visto dati allarmanti, un aumento dei contagi, un aumento anche Diciamo che dei le situazioni ricoveri. delle rianimazioni Tu che sei del campo non, sicuramente sarai cioè, più con informato calma, la di me. situazione a livello di rianimazione non è grave come quella che c'è stata in precedente, questo no, assolutamente no. Che ci sono i casi in aumento, sì, però sono contenuti comunque. Io mi auguro che non nell'entrare con il periodo freddo dell'anno Si non abbia un aumenti in calo del. maniera di. Anche perché, ragazzi, siamo sempre con le mascherine. Parla a me, come ci vogliamo infettare? Effettivamente. Eppure sembra che comunque un Poi ci modo o sono queste varianti del nell'altro. virus nuove che giustamente il vaccino non copre. Perché il vaccino o non tira l'anticorpo perché te ne sei andato con gli anticorpi che sei diminuito e quindi non ti copre. Oppure magari quel vaccino che ti sei fatto non è per quel tipo di variante.
Capito, virus. Cioè, capito, quindi... Non vuol dire per forza, diciamo, una... No, ma il vaccino non dico... No, sì, sì, può essere pure che tu c'hai la febbre, mal di... Oppure, il collega mio che ha avuto è stato ricoverato nel reparto Covid e ha avuto, è stato col casco. E mo adesso sta bene, però ancora non si è negativizzato. Cioè sta bene, ha dato il casco, tutto a posto, però non si è negativizzato. Quindi è ancora ricoverato perché aspettano che lui si negativizzi. Che questo virus è un bastardo, cioè quello, ma adesso non ha sintomi, però è ancora positivo. Sono 15 giorni che sta così. Molto, è veramente una grande incognita questo virus. Speriamo che chi di dovere ne capisca bene o male la struttura e trovino un rimedio il più presto possibile. Mi auguro, ma ragazzi, quello è una questione di business. Cosa, diciamo, nel 2021 abbiamo parlato, diciamo, di qualcosa di brutto per ora, poi adesso passiamo ad una cosa bella. Nel 2021 c'è un avvenimento che ti ha entusiasmato di più rispetto agli altri? No, pensaci quando vuoi. No, 2021 proprio no, che cacca. 2021 è proprio un anno un po' di cacca. Appunto, solo per questo. Voglio dire, quindi diciamo questa cosa proprio bella proprio in maniera entusiasmante, no? Ho fatto una vincita per passare andare via. Entusiasmato di più anche in una minima parte. Se no, ci sono stati degli avvenimenti, diciamo, belli, ma è tutto legato al discorso dei cani. Alcune soddisfazioni riguardo il mastino e cose, cioè ad esempio il discorso del faccio un bel cane a casa che si chiama Carlo, nome di mio padre, anche il nome dei Borboni, che a quella cucciola dal nome di Federico Ferdinando e Carlo. Federico Ferdinando e Carlo, ok, di cui Carlo è il mio secondo nome, è il nome di mio padre. E questo cane è ritornato a casa perché io l'avevo ceduto. Poi il proprietario si è ammalato di Covid e quindi io magari sono andato a casa. In una di queste foto, Carlo è questo cucciolone che vedi qua, vedi? Questo è Carlo, sì, questo è il cucciolone Carlo. Questo è il cucciolo Carlo, però adesso è diventato grande. A schermo. Qua aveva? Qui che aveva 4 mesi. Questo è, diciamo qua, prima hai parlato della testa... Questa è la testa tonda. Questa deve sembrare con la testa tonda, sarei curioso di vedere quello là, come l'hai chiamato prima? Testa Vacchegno, a casa no, Vacchegno non ne ho. Non ce ne sono, non ne hai. No, non ne ho. Con la testa tonda. Avevo una cucciolotta con la testa più Vacchegna, che è quella cucciola nera che hai ripreso prima. Ma se la troviamo? In su, sì? Sì, 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 ma devi andare sul mastino del Castellucci, questo è il personale. Su quello di prima, sì, esatto. Mo Carlo è diventato grande ed è un bel cagnolone. In che occasione, diciamo, ti ha entusiasmato Carlo? Cosa mi entusiasma perché lo vedo, quando lo vedo camminare in giardino, la sua andatura, come cane, cioè mi entusiasma. Uno che mi sente parlare dice questo è malato. No, invece è una questione di vabbè, un discorso che può fare di come guardiamo noi allevatori il cane, sì, di come guardiamo noi allevatori il cane, quindi io lo guardo alla punta del naso, alla punta della coda, dalla punta della coda, alla punta del naso. Cerco di trovare difetti nel mio cane, prima i difetti e poi i pregi, e in Carlo non difetti ne trovo ben pochi, ma veramente ben pochi, veramente un bel cane, un bel colore, una bella testa, un bel torace, un bel manto. C'è una foto adesso che è adulto? Sì. Allora questa cagna qua nera, allora questa sarebbe quella con la testa, diciamo, Vacchegno, sì, che porta la testa, poi bisogna vedere nella crescita perché questa è una cucciolona. Carlo invece è questo cucciolone, eccola qua, questa cucciola in movimento, sì, questo è un video di lei, qualche video. Voglio dire, questo stesso video, sì, qua la stiamo addestrando in montagna tramite un caro amico Antonio De Luca. Addestrando nel senso fisico del termine, sì, addestrando nel senso fisico, sì. Infatti la vediamo impegnata. Io non amo i cani da box. Non amo i cani da box. I miei cani si devono muovere, devono essere funzionali. Io amo la funzionalità nel cane. Quello è Carlo, eccolo qua. Questo qua? Sì, lui è Carlo. È un bel cucciolone, che testone. Lui è Carlo. Bello, è bello tranquillo, lo vedo. Sì, è un tranquillone, un po' cioccone.
Diciamo, questo è stato, diciamo, il tuo motivo di soddisfazione più alto, Sì, diciamo, questo e per poi ho avuto il visitare. trasferimento dal... Ne deduco che è uno dei tuoi pupilli dell'allevamento. Sì. Il tuo Carlo preferito. non è il mio preferito. Carlo è il cucciolone a cui voglio tanto bene. Il mio preferito è Alfonso, il mio maschio Alfonso, che Alfonso. abbiamo visto Tre prima, maschi. magari se possiamo Tre riproporlo. maschi Alfonso, ti faccio vedere. Scendi giù, allora. Eccolo qua. Allora, Carlo è quello là, è a destra. Questo è Questo. Carlo. Eccolo qua. Che sarà il prossimo cane che porterò in esposizione appena tempo permettendo. E ora ti faccio vedere Alfonso. Prossimamente o anno nuovo? No, io mi auguro per settimana prossima di riuscire ad andare. Ma dipende dai cuccioli che ho a casa. Se mi riesco ad allontanare per 4-5 ore lo porto in esposizione. Se no devo riprendere tipo il mese prossimo alla prossima esposizione. E invece Alfonso, scendi giù. Eccolo là, questo è Alfonso. Questo. Sì. Lui è proprio il mio. Perché lui è figlio a Amico Beni. Ciocconi, sempre Lui. lui questo, sì. Questo no, questo è Carlo. Questo è Carlo. Sempre i Questo è Alfonso. paciocconi su. Questo è lui, è figlio di Benito. Benito, il vecchio Benito. E adesso crescerò un figlio di Alfonso che è nato da 15 giorni. E già sto in trip mentale per scegliere il nome del cane. Eh sì, perché poi giustamente è Non so come sempre. chiamarla, amico mi sa fare tutti quei nomi strani, uno che Tutti mi sente i nomi dice. propri di Sì, persone, capito? Benito, Infatti, Alfonso, Carlo. Benito si chiama Benito, che Benito. E mo volevo trovare Alfonso, si chiama Alfonso perché Alfonso è il vecchietto che mi ha Ah, il tuo imparato tutto. E mo volevo mettere un mentore, nome, diciamo. sì, mo volevo mettere un nome legato alla letteratura, sia latina che greca, dove anche Dante nella Divina Commedia ne parla. E lo vorrei chiamare Sì. Cerbero. Che sarebbe Massino a tre A teste tre degli teste inferi. che è Però a guardia dell'inferno, sì, come non so, cioè, capito, lo devo vedere se il cane è adatto a è adatto a questo questo nome. nome, Cioè, è capito? un cane Lo abbastanza. vedo un bel Cerbero, capoccione. diciamo, era un po' lo solito, come l'ha Sì, è un raccontato. mastino a tre teste, ne parlano Sì, loro. infatti, cioè, mastino a tre teste, però c'aveva quest'indole molto aggressivo, cioè Ma sbranava. infatti questo cuccione, questo cagnolino nella cucciolata, che ancora non hanno i denti, cioè loro ciucciano il biberon, eh? Lui si Sì. sveglia e già inizia a mordere, cioè quello è senza denti, non ha denti perché cucciola ancora, cioè ancora deve Anche iniziare solo a con le cacciare. Sì, gengive. lui prende e tira le orecchie, frate, è il più grosso della cucciolata, cioè lui inizia a sentirmi perché hanno aperto gli occhi da pochissimi giorni e con dei passettini molto traballanti, cioè si sposta tra i fratelli perché quello è un chiattone, capito? E cammina con culla, viene verso di me che vuole il cucciotto, capito? Vuole mangiare, ed è bello grosso, io lo guardo e dico, ma vedi... E lo guardo Diciamo il già molto con sì, affezionato, diciamo, stai già capito? pensando di tenerlo, da Sì, quello che ho no, capito. credo Hai che già sia la scelta. deciso. Sì, infatti, mo sono venuti a casa alcune persone per prendere i cani. Ho detto, ragazzi, io non ho ancora scelto il mio cane. Sceglierò il cane, poi dopo pensiamo a voi. Mo prima scelgo il cucciolo da crescermi da questa cocciata che deve essere, diciamo, la continuazione della progenie di Benito. E quindi, piano piano, credo che sarà questo cuccioletto qua, penso. Che sia questo e si Molto chiamerà molto probabilmente, promettente. sì, molto probabilmente Cerbero o Certo. Cerbero Caligola. Ma vediamo. Caligola perché? Caligola perché oltre a boh come nome, ma era uno dei Personaggio ma molto negativo, come sì, no, ma raccontato nel nella Massino storia. napoletano, nei Massini napoletani Caligola è stato un grande cane, di cui su YouTube ci sta anche un video di Caligola su TG2. Cerchiamo. Scusami, dice su Vai. Rai 2 che facevano quel programma, ragazzi, era un cane degli anni 90. Lo si trova su YouTube? Sì, Basta Caligola cercare. di Ponzano, devi scrivere. Caligola di. Ah, di Ponzano è un Era allevamento molto un famoso, allevamento, sì, molto uno dei famoso. primi Ma adesso allevamenti che ha ripreso la razza del cane sì. del E c'era paese. questo Caligola che era questo cane di cui da ragazzino ero affascinato e lo guardavo. In memoria a questo cane, capito? Un altro cane molto famoso che possiamo citare, diciamo il capostipite della razza canina, il mastino napoletano, Quando ci sono stato Guaglione. Guaglione, sì, quello è stato uno dei primi cani, Guaglione, altro Guaglione scoperto primo, da. Guaglione primo, Guaglione secondo. Me l'ero segnato, scoperto da, però Voglio, l'ho buttato il foglio, quindi. però tra i Era cani il belli, capostipite sì, della. diciamo il cane che è stato su cui poi è stata identificata diciamo, lo primo standard di razza, ecco. Guaglione, però diciamo il cane da Guaglione ad oggi, perché poi bisogna vedere le foto che tu trovi di Guaglione, sono devi anche interpretare che tipo di periodo era della crescita del cane, perché a volte in cui Guaglione è un cucciolone, poi all'epoca c'era il taglio delle orecchie,
Quando tu tagli le orecchie al mastino, il cane prende tutta un'altra morfologia di testa, tutta un'altra forma, tutta un'altra, diciamo, visione di come tu lo guardi il Un'altra cane. morfologia. Sì. Lì, questo secondo video, Vita da cani, Caligola di Guanzano, lì, quello è il video di cui ne parla proprio, ecco in alto, ecco qua, Caligola di questo Guanzano. sotto, giù. Quindi tu, ah, scusa. Vita da cani di Galizia e di Sì, Caligola lo di fanno Guanzano. vedere su Rai 2. Lo facciamo ascoltare pure per Sì, 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 l'audio. sì, sì, sì. E questo era un programma che vedevamo da ragazzini, facevano questa. A tutto va bene perché siamo della Parlano di Sofia. Caligola. E io per questo, perché questo cane mi piaceva Il tantissimo. campione Ma assoluto. adesso oggi non si possono tagliare più le Assoluto. orecchie in Italia, Ragazzi, dovete mettere il ovviamente. tappeto rosso perché sul campione, lo dico Però il proprio Massino con così le orecchie davanti a tagliate voi, per tu sei strada. un grandissimo campione. È il modo in cui Mi tu lui fanno è tutta la domanda. definito il Siamo cosa cane. dici che dicono nel video, Dici sennò lui è accavalliamo l'imperatore dei nemmeno cani. Ormai è un mito. Chi è? Sì, Joslen, questo signori, qua. il cane più bello del mondo, Caligola! Come tutte le stati, fa un po' aspettare. Caligola! Sta arrivando, Caligola sta arrivando. Caligola è un mastino di 80 kg, eccolo qua. 80 kg. Ciao Caligola! Massimo Anda bene. napoletano 80 kg, 7 Questo e il è il suo massimo napoletano, compagno signor Antonio. Questo è lo standard, diciamo, questo è deve sembrare standard. Questo è il Va bene, allora lui ha vinto in 1992 The Best in Show, il cane più bello del mondo. Eccolo qua. Ma quanti primi ha preso? Premi ne ha oltre 500. Oltre 500, ecco, qualche dimostrazione quando parliamo del più bello del mondo, i premi ci sono, voglio dire. Mi è sembrato molto molto interessante. Molto diverso dagli esembrari di oggi. Io più slanciato, o sbaglio? Sì, Qual è la più differenza? ha un osso più fine, più slanciato, più atletico, sicuramente, più funzionale. Assolutamente, hai ragione. E poi molto curioso, Caligola. Siamo molto molto più slanciato. Mi hanno detto che in giapponese... Caligola, per un cane ci sta, dai, è abbastanza negativo come personaggio. Siamo mai quei nomi di questi cani grandi, mo non sono nel massimo, anche di altri cani. Attila, Caligola, A richiamare questi personaggi personaggi, bruti della storia. esatto, personaggi spietati. Personaggi bruti della storia. Stiamo sentendo noi stessi. Allora, tornando alle domande che stavo facendo, abbiamo parlato di Caligola e di Carlo. Carlo e dell'altro cane, mi sbaglio, che ti danno tante soddisfazioni nel 2021, anche prima e successivamente, sicuramente. E passiamo alla domanda successiva. Sai cucinare? Sì. Cucinare molto, molto. Io mi ricordo, So adesso cucinare. mi è venuto in mente, tralasciando un attimo, diciamo, la tua bravura in cucina, io mi ricordo di aver mangiato un bucatini aglio, olio e peperoncino di tuo padre, che ancora oggi me lo ricordo, e molto probabilmente gli chiederò di darmi la ricetta perché l'ho Sì, sempre. papà è esperto di aglio, olio e Sì, peperoncino. infatti, Come io era veramente. invece faccio lo scarpariello, lo spaghetto scarpariello, pure il pomodorino fresco, il pomodoro nostro fresco, i datteri battivai. Amo molto cucinare, Scusa, mi piace. non riesco a capire dov'è che ci stiamo sentendo, ecco. Ah, ecco. E ti ripeto, amo molto cucinare, mi piace. Certo, non faccio piatti complicati perché cioè, non mi chiedere tipo piatti esageratamente complicati perché non è con, cioè, non ho l'esperienza, però so cucinare, mi piace farlo. Qual è il tuo piatto preferito da cucinare e da mangiare, Ah, proprio pasta e fagioli. separatamente? Da preparare. Da mangiare? Pasta e patate fritte, però me la deve fare mia mamma come Dio comanda perché lei giustamente la dieta, la cosa. Io dico, ma per favore, una volta pasta e patate fritte, come Dio, capito? Anche su piatti Oppure mamma mi tradizionali. fa un piatto che è tipo una pasta al forno in bianco, che a me il pomodoro non è che piace tanto. Ah. Ok, la salsa, non tanto il pomodoro, la salsa. Il pomodoro lo mangio pure fresco, crudo, tranquillo. Io dico proprio la salsa, non è che ci vado proprio matto. Mi piace molto più i piatti bianchi, anche la pizza per esempio la preferisco bianca, a parte la margherita. E
E fa questo piatto che sono tipo delle tagliatelle. Paglia e fino, di una mamma, che sarebbero quella di colore verde e poi... Sì, sì, le paglia e fino. Paglia e fino con dentro piselli, carne macinata, besciamella, mozzarella, prosciutto cotto. Tutto è messo al forno. Io quando vedo sto piatto, dico, mamma, fai questo piatto? Ne mangio porzioni esagerate. Sì, sì, ne mangio proprio porzioni esagerate. E mamma già sa che... La classica lasagna bianca, non potrei sì, sbagliare. Sì, sì, la lasagna, la lasagna bianca, sì, sì. Lasagna. E là io e mio padre litighiamo con chi fa prima il piatto. Chi fa prima a mangiarlo. A mangiarlo, e infatti anche magari ti alzi un po' prima, dico la mattina, poi lungo piatto e basta, ci mangiamo anche domani mio papà. E quindi su questo sì. Poi anche papà sa molto bene cucinare, papà fa tipo, papà ti fa tipo i broccoli col pane. Cucinati il pane caldo con i broccoli fatti, mamma mia. Ma prima o poi ti ripeto, dovrà mandarmi la ricetta di quella di quelli di quei bucatini aglio e olio che ci mangiamo all'epoca. Quando sei stata? 5, 6, 7 anni fa. Sì. Un buonissimo, mi sono rimasti praticamente. Sì, un 7 anni fa. Ancora adesso parlandone con te mi sale l'acquolina in bocca perché veramente era veramente buonissimo. Era un piatto veramente. Papà cucina bene. Guarda, mangi con papà il colesterolo a 1000 perché visto meno grasso, insugna, cucina molto casereccio. Che era così buono. Cucina molto, molto casereccio. Papà, sì, su questo sì. Ne abbiamo parlato prima, abbiamo accennato qualcosa. Segui o pratichi sport? Sì. Allora, io seguo la box, mi alleno come, ma non in maniera agonistica. Sì. Che in maniera agonistica non ho mai voluto fare, vuoi per mancanza di tempo, vuoi per altre cose, però amo il pugilato, cioè l'unico sport che mi soddisfa. E poi faccio la pesistica in palestra da Gaetano, ma perché mi piace allenarmi, mi piace. È più che altro, uno sfogo. Box e palestra ci vai di allenare tutti i giorni? No, tutti i giorni, faccio 4-5 giorni a settimana sempre. Anche perché la box è uno sport anche molto individuale. Quindi molte volte mi alleno anche da solo. Tipo il ragazzo che mi ha accompagnato prima, Enzo. Facciamo questo insieme già da 15 anni. Quindi... E poi ho cari amici di famiglia che fanno pugilato a livello agonistico, tipo il ragazzo Svaldo Finizio di Battipaglia. Sì, infatti l'abbiamo inserito nel campionato regionale. La sigla del nostro è stato un grande. Magari stavo pensando di contattarli, no? Di contattarlo, non lo conosco, se magari ci puoi mettere in contatto. A disposizione. E Osvaldo è stato con me nei cani e la passione della box l'ha presa da me, che quando io me lo portavo da ragazzino in palestra, me lo ricordo. Che non riusciva nemmeno a mettersi le fascette, mazza sta buona. Vabbè, sì, poi, invece adesso è più grande di me, è diventato un bestione enorme, più alto di me, lo guardo così, dico che roccia. Ed è molto bravo, ha anche conseguito qualche risultato. Sì. No, soddisfazioni ce ne sono tante, però deve continuare ad allenarsi, deve continuare a mettersi sotto, e... perché la box è sacrificio. È sacrificio. Veramente è sacrificio. Ciao Svaldin. Quando vuoi, noi siamo qui. Sei ufficialmente invitato a riunione, Osvaldo. Soldino. Passiamo alla domanda successiva. Di che giornalista finite? Proprio finite, nel senso. Sono curioso che capisci tutte queste domande. Guarda, stiamo prendendo spunto da queste domande. Stiamo articolando molto il ragionamento. Cosa cucini meglio? Abbiamo parlato, segui sì, pratichi sport. C'è uno sport preferito oltre alla box? Just box, only box. Pugilato e basta. Uno sport che odi? Sarà una ricerca, che brutto che lui sport. Il calcio. Lo odi? Mi piace proprio. Motivazioni? A motivazione perché è uno sport che non avete capito, non c'è contatto. non c'è contatto, sì, vabbè, il pallone, la cosa così. Ah, sono simpatizzante per il Napoli perché mio zio da ragazzino, lui Maradona, cose, quindi ha trasmesso. Poi Napoli è Napoli, sud di Mastini, quindi già la cosa... Cioè, tipo, ma pure basta una città del sud, tipo faccio un esempio, l'Avellino contro la Juve, io tipo l'Avellino, cioè non esiste. Capito che ti voglio dire? Battipagliese contro... Ci può stare, se lo dico io, tifoso juventino, infatti dietro di te puoi vedere un...
la santissima religione che io professo. Ah, oh, Del Piero, quello è un grande calciatore. Ti arrivi? Sì, come. Raga, ognuno c'ha i propri santini, ragazzi, ognuno ha i propri idoli, ha i propri totem. Ma chi sta ancora non è morto, Chi sta ancora non è morto. No, no, vabbè, però calcisticamente non gioca più, quindi noi lo veneriamo, si può anche venerare un dio in vita. No, ma calcisticamente a livello come calciatore è stato, questo è un grande calciatore, cioè come parlare di... Capito? Non è nemmeno questo di squadra, quello è proprio un calciatore come... Un grande sportivo, un grande campione, un grande sempre molto corretto, in campo, molto educato, molto, no, massimi calciatori che vedi che sti cafoni. molto questo sì. No, il calcio non è che lo odio. È uno sport che non è che lo odio, ma posso dire non odio nessun tipo di sport. Ho fatto la battuta. È uno sport che non lo seguo, cioè tipo io non ho mai fatto calcio scommesse, perché a me se mi dai un foglio tipo della SNAI, mi chiamo così, sì, Betto, sì. Mi si chiama, io non lo capisco proprio, cioè non ci so proprio te lo giuro, non mai giocato. Posso dire la verità, nonostante diciamo comunque bazzi con i ragazzi che comunque praticano, fanno, io so giocare uno X e due quando mi viene voglia di giocare, però non sono un grande, perché mi ricordo ancora della schedina che si giocava da ragazzini, probabilmente la ricordi anche tu, quella. Sì, 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 uno che si faceva il 13, poi mi giro sempre verso l'altra telecamera, mi dimentico qual è quella attiva. E praticamente, diciamo, il tuo sport che preferisci meno è il calcio. No, non è che non lo preferisco meno. Tornando, diciamo, alla boxe. Se invece avere, per esempio, che mi devo vedere la partita dell'Italia, perché Italia, ok, sì, ma se mi devo vedere tipo qualche partita, tipo Juve Milan, faccio un esempio, no? Sa la partita a me? No, non ti interessa. Vabbè, io diciamo ho tutta una filosofia del fantacalcio. A me non seguiamo quasi tutte le partite. Però se mi devo alzare, per esempio, c'è stato qualche combattimento di pugilato che a me interessa, le fanno delle 4 del mattino, io mi alzo e mi devo vedere il combattimento. Metto la davanti. Tipo, sempre quando ho combattuto Osvaldo, io con un video in macchina, Dio santo, una televisione che c'è in macchina, mi sono fermato per strada, mi sarà avvicinato, gente che ha guardato. Ma ci vedrei Osvaldo. No, te lo vedi dopo? No, ci vedrei in diretta. Mi sentivi che urlavo ma che ha combattuto con Clemente Russo e là mi facevo vendere, capito? Infatti, sì, ho saputo poi che visto ma perché la box fatto. Ma è la stessa cosa pure gli incontri di Riccardo, sì, ma ragazzi, sono emozioni, è lo sport che mi appartiene, mi piace, diciamo, molto, molto articolato come sport, è uno sport bellissimo che non nasce adesso, viene da dagli antichi greci, la nobile arte, sì. Uno sport molto molto corretto, devo dire la verità, sì, al di fuori ci, diciamo, rispettiamo sul ring. Per quanto si possa pensare il contrario, perché comunque è uno sport, sì, di combattimento, tu vai a colpire l'avversario, comunque a procurargli un danno molto probabilmente, però è uno sport che qua una volta finito l'incontro c'è tanto rispetto, oddio, ci sono anche alcuni casi che fanno eccezione alla regola, però in generale è uno sport molto molto corretto. Hai qualche pugile in particolare, qualche preferito? Diciamo, parte Tyson. Tyson Fury o Tyson Mike? No, Mike Tyson. L'unico, Iron Man. Tyson a me è l'espressione del pugilato moderno. Tyson. Potenza, velocità, tecnica. Tyson è una ruspa che cammina, per bulldozer, una cosa esagerata. Però poi ci sono altri pugili che magari tu li apprezzi per la tecnica, che pugilato dice il peso massimo in un discorso. Però magari ci sono pugili che tu apprezzi per tante altre cose. C'è un modo totalmente diverso. Come pugile, per esempio, italiana, a me piace Fracomeni. Che magari, la box è un po' come il massimo napoletano. Gli italiani non la conoscono tanto. Magari prima erano delle cose molto più seguite. Ma oggi, se domandi a un ragazzino, ok, gli dici un ragazzino di 15-16 anni, 7 anni, no? Quindi nel massimo, dici, ma chi è Fracomeni? Quello ti guarda e dice, oh, mai sentito. Poi gli dici, chi è McGregor? D'accate, io fai che lo diventi sport. Tutto... Che, diciamo, anche questo è un altro spunto. Secondo te, diciamo, questa... Io parlo di sport di contatto. Quando poi nella box è Italia. Cioè, ragazzi, la box è Italia. La scuola italiana. La box è Italia. E tu cosa pensi, diciamo, di questo aspetto che sta nascendo adesso con i social e quant'altro? Gli sport da combattimento sono stati sempre, diciamo, più o meno
molto molto disciplinati, come parlavamo prima, tutti quelli che praticavano questi sport negli incontri erano molto molto disciplinati e rispettavano molto l'avversario. Cosa ne pensi della piega che sta prendendo ultimamente, diciamo, lo show business intorno agli sport da combattimento, con il trash talking e il rispetto mancato dell'avversario? Il discorso è questo, che tutto ciò che fa, parlando di McGregor, allora, tutto ciò che fa spettacolo produce soldi e allora diventa famoso, capito? Il pallone viene seguito perché fa soldi, e quindi in Italia pallone, perché è lo sport più seguito, però, ok? Però non so, come se per sia, esempio, se come sia, aspetta, sì, fammi, così mi capisci, come per esempio il pugilato in America, ok? Perché magari in Italia non è seguito perché è uno sport di contatto, è uno sport violento, quindi molte volte non lo puoi nemmeno vedere per televisione, perché magari non tiene Sky, non tiene, lo devi vedere magari su internet, quindi solamente un appassionato come me se lo va a vedere. Se lo va a cercare, giustamente. Sì, e poi invece magari i ragazzini vedono e personaggi come McGregor che fanno queste cose che prima mi hai accennato, di cui io non sono completamente d'accordo. Perché io credo sempre che indipendentemente dallo sport che tu faccia, devi avere sempre rispetto dell'avversario, dal pallone al pugilato, dal tennis alla Muay Thai, sempre rispetto del tuo avversario. Adesso sì, sono sport di contatto, ok, noi saliamo sul ring, ci picchiamo. Entrambi consapevoli. Quello è il tuo ruolo, è come il discorso, il soldato faccia fare la guerra, devi ammazzare il nemico, sì, ok, non è da trucità. Cioè, capito che ti voglio dire? Sì, questo sì, è il discorso, c'è sempre bisogno di rispetto, quindi la figura per me di McGregor può essere un ottimo atleta, per l'amor di Dio, ma ciò che fa come carattere e quant'altro a me non... Sicuramente non può essere preso da esempio, no, per quanto riguarda il però comportamento. Sì, questo è quello. Però giustamente i ragazzi di oggi conoscono McGregor, magari non conoscono Braco Man, non conoscono, che ti voglio dire. Conoscono Tyson magari perché per sentito nominare dei genitori, ma non sanno in realtà chi è sto Tyson. Oddio, non sanno magari, chi è Muhammad Ali, non sanno chi è Rocky Marciano, magari avranno visto anche qualche video, diciamo, su YouTube, perché comunque se ne parla di Tyson, è un personaggio che secondo me anche i giovani di oggi allora, possono non conoscere. L'affluenza delle palestre anche di pugilato, ti faccio una stronzata, no? L'affluenza delle palestre di pugilato è quando si veste Stallone e cacciano film ai Rocky. Allora fanno un altro film ai Rocky, okay, e comincia a brittare, c'è una fa box, si presentano con una pugilata, tre mesi sono una cazzo. È come pure ultimamente uscirono quei film di Ip Man, il maestro di Bruce Lee. La Kido, cosa, Winju, tutte queste cose qua. Ragazzi, gli sport di contatto, ma come qualsiasi tipo di sport, non solo di contatto, anche come il pallone, sono sacrifici, perché allenamento fisico è fatica. Non è che vai là, vai giù con pallone, ci capito? Ma tu hai corso però. L'elemento fisico, l'elemento fisico è che ti impegna tempo, ti impegna testa e ti impegna fisico. Perché tu poi sei stanco. Io dopo che ho fatto allenamento sono stanco. Ragazzi, è normale, 37 anni, non so più ragazzini di 17, 14, 15, 16 anni. 37 anni. 4 ore allenamento e me la voce. Cioè, capite che ti voglio dire? Ma così ne so, ultimamente mi sto allenando un po' di meno perché anche perché sono un po' indaffarato, però qualcosina che però ti deve piacere, cioè sono sport di contatto, non puoi fare pugilato e sì, dire no, io poi non voglio salire sul ring, non, nemmeno a fare sparring, no? Tu devi pugilato, devi apprezzare anche nel dolore fisico quando ricevi quello, un cazzotto, capito? Perché quello è lo sport. Diciamo, se non hai intenzione di fare sparring oppure hai paura di ricevere colpi, secondo me non sono sport che fanno per te. Cambia sport, vai a giocare a tennis, a pallavolo, è tutto a posto. Canestro, calcio, che sono sport comunque rispettabilissimi, dove non c'è comunque un contatto, voglio pure bocce, un contatto l'ippica magari anche bravo, non veniamo a fare pugilato perché volano, no, come si chiama lo sport romano? Ma vedi che sul ring, ma il discorso è questo, cioè, ma no, tu quando sali sul ring, cioè, tu stai facendo a cazzotti con chi come te conosce quello sport, sono allenata come te, comunque consapevole dei rischi come te. Cioè una persona che fa pugilato, no, io in maniera agonistica non ho mai combattuto, ma sempre in maniera amatoriale, facendo sparring in palestra, perché avendo un problema di salute, diciamo relato dalla nascita, non posso fare determinate cose, quindi non posso affrontare per una questione, e quindi
fatto sempre a livello amatoriale, però è una cosa che a me, io quando sto sul ring mi danno un cazzotto a me, cioè capito, dicevo perché merchide, cioè mi piace, capito? Capito, è come non lo so, mi dici non sei pazzo, no, mi piace. Ho provato questa sensazione, posso confermare la cosa, prende quando fai sparring con un amico di palestra, un compagno di allenamento, comunque ricevere un colpo, comunque ti dà no, quella scossa per allenarti ancora meglio, per capire prima quando arriva quel colpo. Io per esempio c'ho Enzo giù, Enzo Raimondo. Mi ha gonfiato l'occhio. Farlo salire, sì, lo puoi chiamare, sì. Enzuccio, come a disposizione. Enzo, se vuoi, diceva Enzo, se vuoi puoi anche salire per un saluto, per chiacchierata. Quale, come vuoi? Va bene. E questo è il discorso con Enzo, quante volte mo ce le diamo da una vita insieme, ci piace proprio, cioè è una malattia, box è una malattia, sacrificio, è sport da combattere, qualsiasi tipo di sport, ma anche per esempio chi gioca per esempio alle bocce, faccio l'esempio delle bocce, ok, cioè sì, ogni passione ti prende del tempo, ti prende del determinate, capito, quindi uno deve, non è che tu lo fai perché l'hai visto fare, cioè ma vado a vedere, ma ci ho visto film Rocky, ma che fa box, and Tyson, no, non è così, hai capito che devo dire? Oppure domani mattina, ci sta Maradona, ma gioco pallone, sì, che giocherò, cioè tipo uno come me che il pallone, cioè, conosco che è rotondo il pallone, però non ci so giocare, cioè non nemmeno le regole capisco, mi vedo la partita da simpatizzante del Napoli per la squadra della nazionale e quant'altro, ma io di regole non ne capisco, io non so che cos'è il fuorigioco. Nemmeno una partita in compagnia con gli No, sport sempre astruso. Sì, a parte qualche partita della Battipagliese, perché mi piaceva andare a vedere la squadra della nostra città e quant'altro, ogni tanto, capito? Adesso non la segui più? Non più come prima. Noi la stiamo seguendo, cioè la Battipagliese sta facendo un bel campionato, a parte qualche... sta facendo un campionato ad alti livelli, sono felice. È preso in carico Gianluca Falcone, presidente Lerro, comunque stanno cercando di riportarla in alto, come speriamo, certo. Un applauso, una città grossa ragazzi. Come la nostra merita quantomeno una squadra in Serie C, io credo, sì, come quantomeno, poi non ne capisco di tante sfaccettature, merita anche di avere tanta gente di più allo stadio che in quei, diciamo. Anche in questo è che questo comune ce lo ristrutturi un pochino lo stadio, perché sì, siamo in condizioni pessime. Sono già la palestra di Bucilato sta là dallo stadio e quindi vedo le condizioni. Sì. Attualmente la Battipagliese sta giocando al Sant'Anna. Al Pastana gioca un'altra squadra, l'altra squadra di Battipagliese, sono tre squadre in seconda categoria. Giocano tutte comunque ad ottimi livelli. Infatti al primo posto ci sono due squadre battipagliesi. Diciamo in bocca al lupo ad entrambe le squadre che ci stanno facendo emozionare quest'anno. Molto probabilmente c'è anche una sfida quasi all'ultima giornata ci sarà un big match, probabilmente decisivo, speriamo sia così. Cambiando argomento, a chiunque faccia questa domanda scappa un sincero sorriso. Stasera ad ogni domanda fatta hai sorriso comunque. No, che fai domande, dai, vai. Hai mai avuto esperienze paranormali? Chicco? Esperienze paranormali. Quanti prendono per pazzo? Diciamo no, in che senso paranormali? Ognuno di noi, ma proprio l'essere umano in genere, ciò che non riesce a spiegare con ragione lo definisce paranormale. Può succedere come, sì. Ciò che tu, che la tua mente non riesce a dare una giustificazione naturale al fatto accaduto, ti dai una conseguenza di paranormale che può essere, non lo so, una cieca. Faccio un esempio, ma di queste cose così. Sì, comunque sì, ho avuto delle esperienze. Gente di cui si parlava un tempo, magari. Sì, sì. Che poi magari gli scettici prendono per ignoranza, però magari puoi vedere pure vero. Però queste sono sempre cose. No, dipende molto soggettiva alla persona, molte tante esperienze, ti vengo a dire che io credo che esista il paranormale come che esistano tante altre cose che magari noi non diamo, come devo dire, peso forse perché distratti, non lo notiamo, quindi non le notiamo, però io credo che esista, cosa c'è e non possiamo finire io più che altro ne apprezzo, non posso dire se possano essere cose vere oppure no, però più che altro ne apprezzo la storia, diciamo la tradizione, riprendendo il Monacello, comunque una cosa che penso
in Campania tutti abbiano una cena, una vecchia zia Amirici che tenevamo una cena in da casa che lasciava i soldi, la faceva ogni tanto di spetta per me, era metto pezzi di pane con appustici, ma che se sta fuori ma se fagioli sono però questo fatto nel monacello anche nel napoletano l'ho trovata molto, in molte case napoletane mi dicono no, questo è un monacello, tante volte ho trovato queste cose. Sì. Ah, boh, sono credenze nostre popolari, no? Come quando è falluccio. Ti fai ingar- io quando c'ho mal di testa forte, bravo. Nonna, ma poi mi ingarma lui, nella capo che mi fa... Vira la nonna che comincia a fare croce, crocetta, in cazzo, che c'è di c'è un procedimento proprio sì, particolare. Sì, 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 me l'hanno anche spiegato, ma non ci ho capito niente. Bisogna, innanzitutto si può imparare solo la notte di Natale. Pure questa cosa, mano di. E poi non mi ricordo come... diciamo i particolari perché non ho mai approfondito sinceramente. Ci credi a sta cosa di incalmare capo sì, l'occhio? Sì. No, ma io nel paranormale ci credo qualunque essa sia l'identità, non è che sono io ci credo, sì. Può essere. Siamo il legittimo pensiero legittimo. La cosa che ritieni più attraente in una donna? Eh? Ma tu mi hai detto una cosa? Ma vai, prima, queste domande quando le hai pensate stanotte? No, sono le domande praticamente le scrissi, non mi ricordo in quale occasione, per farle ad un ospite in particolare. Poi mi piacquero tanto, perché poi come hai avuto modo di vedere danno parecchi spunti per ragionare, per toccare argomenti che magari parlando soltanto della tua passione non avremmo toccato. Da quel momento poi l'ho lasciato, ho detto ma sai che c'è, io in ogni intervista te lascio, in ogni chiacchierata, perché poi intervista diciamo un termine un po' inappropriato per queste chiacchierate informali. Ti rispondo subito a queste domande che... allora, se ti devo dire la cosa attraente in una donna, che è normale che a me piacciono le belle donne secondo i miei canoni di bellezza, okay? Però ciò che mi affascina in una donna è il modo in cui lei riesce a farmi emozionare quando mi guarda. Questo sì. Quindi lo sguardo, diciamo, se sì, possiamo trovare sì, sì. Lo sguardo. Se a questo si abbina un bel fisico, come lo intendo io, allora ok. A posto. Lo sguardo. Bella, una risposta abbastanza soddisfacente, bella risposta. Gli occhi ci sta, perché fino adesso... come dire, per esempio, faccio un esempio, lei Rodriguez fino adesso mi hanno tutto quando prima Belen, cioè nel senso chi sì. Pensa come dice Belen Rodriguez, cioè sì, capito che devo dire? Sì, però può essere che magari i canoni di bellezza sono quelli, quello è il discorso, però a me interessa anche io... sì, voglio che mi deve emozionare, io quando la guardo per la prima volta mi deve dare un'emozione, mi deve dare qualcosa, se no non se la vedo, cioè se questa cosa è fredda non... è come guardare una donna su un giornale. Capisci, questo è il discorso. Infatti questa domanda io l'ho messa apposta proprio perché i canoni di bellezza lo sappiamo più o meno sono uguali, quindi tutti quanti bene o male quando passa una bella ragazza gli guardiamo il sedere, è normale sono sedere guarda coscio sedere, tante cose però, sì. Ovviamente però io penso che ha una peculiarità, una particolarità sì, sì. Che magari guarda con più attenzione sì a me piace lo sguardo di una donna e soprattutto che mi deve, cioè io quando la guardo devo provare un'emozione. Capito? Come mancare, come se ti mancano le parole, non so come spiegare, però deve essere un'emozione. Allora sì, vuol dire che c'è quel... quando vedo questa cosa in me scaturisce l'interesse e quindi dico, ma ci provo, ma che succede? Poi magari vediamo che dici un attimo, se scaturisce qualche altro sentimento, qualche altra sensazione. Sì. Ti piacciono gli animali? Che domanda... Tutti gli animali mi piacciono, sì. Che domanda? Sì, infatti hai altri animali oltre ai cani? Oltre ai cani ho avuto altri animali, adesso non ne ho più. Cioè nel senso, il papà c'ha le galline, ma più di questo. Prima avevamo il pappagallo, i pappagalli in casa, il pesciolino, questi animali così. Ho avuto la civetta, ho avuto qualche falchetto. Come la civetta? Perché un giorno andai a caccia e la trovai a terra, ferita. Così pure il falchetto, la stessa cosa, l'ho trovato a terra, ferito. Anzi, il falchetto la mandava sparato per sbaglio, un amico mio. Che non mi ricano falchi. No, che l'abbiamo, guarda il beccaio. Non lo sanno, guarda il beccaio. Effettivamente. L'ho preso, l'ho curato e poi dopo sono stati messi in libertà. Però il falchetto se n'è andato. Sia la civetta che il falchetto. Sì, il falchetto se n'è andato. La civetta invece ancora c'è attorno a casa. La civetta è un po' più sedentario forse. Forse per qui. Però ci sta ancora. Ogni tanto la vedo sul palo della corrente di fronte a casa. Che si attende. Deduco che tu non creda al fatto che le civette portino sfortuna. Come si dice, canta civetta. No, quello dipende, quando canta che tipo la per testa e ti canta, quando ti guarda, quando te...
Tipo una volta mi è capitato. Sì, magari una volta mi sono svegliato, mi sono trovato questa civetta che mi guardava fissa, zitto lì, stava sopra il balcone, ci voleva il corpo volante, capito? Era questa civetta che no, questa che era una, diciamo, di cacche maturo, visto dove abito, no? Sì, quindi sì, sto sì, più o meno in periferia e animali selvatici ne sono. Come mi piace ammirare, per esempio, su la zona dove sto io, del Castelluccio e Serroni, che sono vicine, c'è cioè una strada del fiume sì, che separa, volano sì, delle poiane. Quando le vedo in cielo, le poiane sono dei rapaci. Io mi metto, mi seduto e me le guardo. Io quando le vedo che le sento cantare in cielo, mi metto e le guardo e dico: oh, uccello, le vedo di spettacolare. Ogni tanto mi prende quella capata e diciamo: lo crescerei proprio un falco, un rapace da addestramento così per farlo. I falchi e le aquile mi sembra che. No, no, i rapaci, sì, ma si può anche andare. Sì, sono rapaci, si può anche andare a caccia con questi animali. Si paga il porto d'armi e si fanno. Stavo dicendo proprio quello, c'è però non ho il tempo. Dal medioevo vanno a caccia. Non ho proprio il tempo materiale per mettermi anche dietro a questa, diciamo, quest'altra passione. No, passione, questa voglia di imparare a conoscere questo tipo di animale. Poi da piccolino abbiamo cresciuto a casa mia si è cresciuto il maiale, perché abbiamo cresciuto la bufala. Il vitello, qui da piccolino sono cresciuto con questi animali. Sì, effettivamente da te lo spazio non manca. I cavalli ho avuto. Ah. Cavalli. Allora, però, vedi che da ragazzino, sì. Ma adesso oggi nel 2021 non è più possibile avere questa grande fattoria. Perché parlavamo proprio ieri con Mimì Anselmo. Non so se lo conosci, se l'hai mai sentito. Parlavamo proprio di questo suo desiderio di ritornare prima o poi a cavalcare, che dice da ragazzo ha cavalcato qualche volta, però poi non ha più. Pure io da ragazzino sì, ho cavalcato, mo saranno 17 anni che non salgo su un cavallo. Mo ho degli amici che vanno a cavallo. C'è un altro amico mio che l'ha comprato il cavallo, c'è un altro invece che ha proprio lui è possessore di tanti cavalli, perché fa questo di mestiere, compra e vende cavalli. E ogni tanto vai devono andare a trovare là nel suo maneggio, e dico, li vedo, dico, qua. Quasi faccio un giro, però poi dico no, però mi prende la passione, non la posso tenere, è troppo di spesa, lasciamo stare e abbandono l'idea. Infatti il cavallo non è come un cane, per quanto i cani che allevi comunque siano di no, insieme non li posso, o tengo uno o tengo un altro, insieme insomma dovrei togliere i mastini. Perché no, andrebbero ad aggredire il cavallo? Penso no, per una questione economica, non mica per il cavallo, non dico assai, ci vanno i 400-500 euro messi. Senza contare veterinario. Per solo per l'altra alimentazione e maneggio 400-500 al mese, senza toccare il veterinario. Meno che non te lo metti a casa. E puoi andare a risparmiare il 100 e il 150 euro al mese, ma sempre senza guardare il veterinario. A parte con la okay. Poi il cavallo dobbiamo comprare. Sì. Non dico assai, è un buon cavallo, 10.000 euro li vogliamo spendere. Quanto meno. Sì, ma poi non è, a parte diciamo l'impegno economico, poi sarebbe anche dopo l'impegno comunque ci vuole. È un animale come tanti altri animali, ogni animale ha il suo impegno, perché è come avere un figlio da qua quando il Padre Eterno se lo chiama, quindi tu sei impegnato con quel tipo di animale. Però ci sta anche un discorso economico, cioè il cavallo è uno sport che c'è, nel senso, è un animale che non è per tutti, perché c'è, possedere un cavallo, ragazzi, costa. Dei costi di manutenzione. Sì, per avere un vitello, cioè nel senso che tu ti cresci vitello per fare la carne, ok? Che poi se ammazza e fa, ti costa 1.500 euro l'anno. Faccio un attimo due conti, faccio un esempio. Gli animali sono comunque hanno un costo e tu devi sapere che devi affrontare questa spesa. Poi non hanno nuova valenza, da mai fa male. Da mai chiamano veterinario. Che... Se col mastino hanno sparato 1.000 euro per un taglio cesareo, immagino con un cavallo, che mi succede? Cioè, d'accordo, poi dopo che fa? Il cavallo lo fai morire? No, allora no. Devi anche avere sempre rispetto, meglio pensarci prima. Magari vado, pago la lezione, nel senso, dico, pago, fammi fare, non ci faccio una calcata e lo posso. Dovrei togliere i mastini per possedere il cavallo. Sì. Mentre prima era tutto, diciamo, un po' più... Era diverso. Che musica ascolti? No, a me piace la musica in genere, tutta la musica. Ho alcune musiche che mi piacciono di più, diciamo. Preferenze, per esempio, nella musica rock, io sono malato per i Led Zeppelin. Mamma mia, le tengo tutte le traduzioni, tutte. E invece nella musica rap, mi piacciono i vecchi rapper americani. Quindi Tupac, Big Notorious. Due mostri sacri, diciamo, della... Sì, mi piace quel tipo di musica rap là. Della rap italiano non mi piace nessuno, a parte questo ragazzino napoletano che sta mo
Geolier. Questo ragazzino napoletano che mo sto scendo mi piace molto. Bravo, sì. Poi del resto il rap non è italiano. Io credo che il rap non sia italiano, sia una cosa strettamente afroamericana. Afroamericana. Hai menzionato Tupac e Big B.I.G. Notorious. Ricordi della loro faida più o meno così? Che ebbero una faida. Sì, ma quel discorso è che all'epoca, cioè in quel tipo di musica, in quel periodo, erano anche dei specie di, credo, gangster, non so come avevano, diciamo, loro si autodefinivano gangster, sì, capito? Quindi ovviamente per interesse economico ci sta anche il litigio, credo. Poi Tupac è morto credo nel 96, se non sbaglio. Più o meno, sì, non io facevo la seconda media. Se ricordare più di tanto. Capito che ti voglio dire? Sì. Il discorso. Però mi piace proprio come cantante. Tu pensi che sia una faida nata dall'interesse economico, sì, oppure sia ogni stata litigio una faida nata dall'interesse, diciamo, economico, a meno che non siano quelli litigi di amore stupidi, ma se no quando ci si litiga due persone ci sta sempre un rendiconto che non dorme. La maggior parte delle volte, no? Molti dicono che sia stata tutta una farsa, una montatura proprio per vendere di più, per farsi più pubblicità. Vedi, ci sta sempre un rendiconto economico. Questo è sempre i soldi. Cioè, per esempio, noi allevatori ci litighiamo con, che ne so, a volte tra di noi, perché sui cani, perché è questione di soldi. Non è che tu ti litighi perché ti piace, te litighi anche lui, Cristiano. No, stand by. Non frequentiamo gli stessi posti, però magari ti litighi con un altro allevatore, sempre una questione di soldi, perché magari quello fa un cane, storpio, lo vende 2.500 euro, ma ce ne sei, tu fai un cane a buono, 1.000 euro, no. Oppure magari tu stai qua che fai la cucciolata e cose. Non rispetti gli standard. Bravo, faccio essere bravo. Bravo, se io scopro, per esempio, tu c'è un cane che fai tanto, poi vende 1.200 euro, poi vende 1.350 euro, porti fino alla casa, la Napoli a casa. Cioè, addirittura mi è capitato un caso. Cani che vengono nel profondo napoletano fino a Palomonte per 350 euro. Ho detto, ma questo. Che cani saranno? Che magari è venuto. Cioè, che poi magari è pure un pezzotto. Perché giustamente per 350 euro. Che ci vuole? Però ovviamente questi possono essere litigi tra noi allevatori. Faccio un esempio nel mio caso. Però io credo che i litigi tra persone ci sta sempre. In questi casi qua. Un rendiconto economico. Tra l'altro. Cioè, siamo una questione di soldi. A meno che non siano litigi di amore, ma quelli finiscono subito. Come nella maggior parte dei litigi succede, c'è sempre qualche interesse economico che va a cozzare con quello di, con l'interesse di qualcun altro. Certo. E infatti, suoni qualche strumento? No. Niente. Prova a imparare da ragazzino la chitarra, ma regalato. Hai perso la pazienza. Ho molta pazienza, infatti. Sì. Hai mai perso qualcuno di importante? Come legame affettivo? Qualsiasi legame tu possa considerare. Dici perso nel senso persona defunta o perso che sì, ti sei ripicato? Sì, perso in quel senso là, sì. Sì, come? Anche, no. Sì, anche in senso più largo, perso in generale. Allora, perso, io credo come persona magari defunta. Per un litigio non dici, magari non fa più parte della tua vita quella persona. Perso in generale. Vabbè, ma in cui la persona non fa più parte della mia vita, quella è una scelta. Quindi non c'è stata. Cioè, io credo che due persone che abbiano litigio non siano capaci poi di avere quella maturità tale di ritornare in simbiosi, rapporti. In rapporti. Io credo che vuol dire che non c'è stato un sano rapporto di amicizia. Questo è il discorso. Quindi. Anche se molte volte può subentrare un discorso di orgoglio, magari due persone. No, non orgogliose. Ci deve essere in amicizia, non ci può essere. Io sono una persona che sono molto impulsiva, molte volte, per esempio, convito, Branco, il veterinario, litighiamo, ma a volte litighiamo, facciamo proprio questione, una sera andai proprio in belva. Ma te ne affanculo. Fece il giro del palazzo, ritornare, ma che stiamo facendo? Cioè, capito? Questo è il discorso. Io credo che bisogna anche avere la maturità tale da fare un passo indietro e dire oh. Che se si è amici, si è amici. Per esempio, con il mio carissimo amico Pierpaolo, quante volte Pierpaolo mi fa salire il nervoso alle stelle? Ma è anche normale ammettere che un amico è questo. Ok? Poi invece la persona invece defunta, come? Mio nonno Elicci, che eravamo, cioè, siamo come lui, stavo sempre con il nonno. Mi ricordo che il sabato sera andavo a dormire a casa di nonno. Eri molto affezionato. Sì, a mio nonno sì. A mio nonno Elicci, sì, molto affezionato, sì, tantissimo. Quando l'hai perso? Martin, terza media, no? 13-14 anni.
hai qualche aneddoto che ti farebbe piacere ricordare con tuo nonno, magari, che ne so, qualche gita al mare in montagna. No, gita al mare, ricordo il periodo di Natale, no? Sì. Baccalà. Allora mia nonna a tavola diceva: mangia un po' di baccalà. No, nonna, non mi piace. Non ti devi mangiare un baccalà, diceva. No, mia nonna era fissata questo baccalà, ma non è effetto, no? Allora diceva: mangia di baccalà. No, nonna, a me il baccalà non piace. No, ma devi mangiare quelle buone, così. Oh no, a me non mi piace il baccalà, punto. Morto nonno, mi mangio il baccalà. Ah, poi diciamo hai imparato a mangiarlo dopo. Mi ricordo il primo Natale senza nonno. Ma per via di, diciamo, come omaggio. Sì, sì, il primo periodo, il primo Natale senza nonno, fu cucinato questo baccalà in onore di nonno. E da allora io mangio il baccalà. Cioè, hai capito, proprio non mi facetto, cioè, ho imparato a mangiare il baccalà. Perché poi ti è piaciuto? Sì, 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 proprio io sono tipo che mangia tutte, cioè, si vede, però, a parte i pizzelli ciurilli, mangio tutto. Non mi piace, perché mi è successo che andavo a lavorare da ragazzino con mio zio che faceva il muratore, zio Luigi, e comunque andammo a ristrutturare, ormai tenevo 13-14 anni, così ero ragazzino. Comunque sta signora va a fare un bagno tipo a Belvedere, comunque sta signora fece il pizzello di ciurillo, però poi si mette l'acqua, ho detto l'acqua minerale, cazzo, era il pizzello prima, non bocca, ci stanno a mangiare sta roba. E da allora città, mi dà sempre quel senso di nausea, capito? Quindi non è l'unica cosa che non mangio. L'unica cosa che non mangio, l'unica, te lo giuro. Poi del resto ho mangiato tutto. Pure la cosci cammello faccio mangiare. Quindi tutto. Secondo te donne e uomini sono uguali? Sì. Tutto e per tutto? No, in alcune cose sì, allora. Il discorso è questo. Lasciando stare l'aspetto fisico, ok? L'aspetto estetico, l'aspetto fisico, anatomico del fatto uomo-donna, quindi sesso maschile e sesso femminile, perché ci sono delle eccezioni, perché è diciamo in regola di massima il maschio nell'animale è più forte dell'essere femminile, ma questo è un discorso non di sempre, aspetta, però, ci sono dei casi, ma quelli sono casi. Perché ci stanno pure le donne genoniche di 1,10 m, dobbiamo ammettere che io parlo del mondo animale, no, in alcuni casi in cui le in cui, no, no, io parlo come grandi. Io come parlo come di, in alcuni casi diciamo come in norma, diciamo, come dire, in generale, poi ci sono dei casi specifici in cui non è così, però diciamo muscolarmente, però io credo che la donna sia e l'uomo si sono uguali su tante cose, però si diciamo diventano differenti su alcune cose che, cioè, identificano l'uomo in una cosa e la donna, non so come spiegarti, ma per farti capire, cioè la donna ha una marcia in più, ha un cervello diverso, cioè ragiona in un modo diverso, e io credo, ma dalla mia esperienza, cioè tu quando trovi quella donna che è calcolatrice, ha un, come devo dire, ragiona, cioè che la femmina quando è femmina ti studia, tu guarda, ti dice chi stai, ma cioè come devo dire, previene. Io vedo mia mamma con me, faccio un esempio, non parlo magari delle donne che ho frequentato e che frequento, per amore di Dio, parlo, dico mia mamma con me, mia mamma già sa, quella prima che io la penso una cosa, quella già sa, no, quella lo fa pure con papà, cioè capito, quella là già sa, cioè allora Eligio tu che hanno proprio, come devo dire, io credo, sì, ma perché la donna è mamma, capisci? Quindi io credo che su certe cose è superiore, ma non perché è una questione di discreditare l'uomo, no, per amore di no, io non intendo questo, però ha una marcia in più su alcune cose, come l'uomo ha una marcia in più su altre cose, però le due cose non devono viaggiare nello stesso senso, cioè io credo che nella vita generale abbiano due ruoli diversi che si devono unire, accomunare insieme, questo è il discorso, è come devo dire, ciò che è naturale, diciamo, sono uguali dal punto di vista, diciamo, anatomica, più o meno nel senso lato, sì, sono però, uguali, però sono due, ovviamente alcune peculiarità dell'uomo, sì, che sì, si vanno, sì, anche, sì, comunque ad unire, ad unire con quelle della donna, sì, 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 ma infatti tu guardi, diciamo, siamo nel rapporto di diciamo di coppia, come devo dire, guarda, tu scegli quella donna che cammina a fianco a te perché con il tuo carattere si
incastra bene con il suo carattere, quindi si piace e si sta uniti insieme, si ragiona allo stesso modo. Cioè, per esempio, a me la donna che piace a me è quella che mi deve anticipare ciò che io penso, quella che deve capire, dice, voglio, non mi sta pensando, cioè, dice, ma ha pensato questo, nella sua testa c'è questo. Cioè, io una cosa non gliela devo spiegare, lei deve già capire ciò che io sto pensando, come io devo già capire ciò che lei sta pensando. Magari in un qualcosa che succede, che ci accomuna entrambi, che succede insieme, cioè, non gliela deve dire, devo stare a. No, si deve stare uniti. Come ti dice una parola, nel bene e nel male, uniti sempre, capito? Nel meccanismo. Sì, capito come. Di chemistry, come diceva qualche sera fa il mio amico Jack, di chimica, diciamo, tra l'uomo e la donna, in questo caso, sì. I fidanzati oppure coniugi che vogliono. Sì, comunque. Sei religioso? Sì. Ma professi la religione? Professo sì, ma non credo assolutamente né nei preti né nel Papa né in tutte queste cose. Cioè, non è che non credo. Sei cristiano? Io sono cristiano cattolico, ho una Madonna tatuata qua, porto un crocifisso sempre al collo. Sono molto molto religioso, prego tutti i giorni, tutte le mattine sto in chiesa. Quando vado a lavorare in ospedale, entro in chiesa, mi faccio il segno della croce, faccio le mie preghiere. Sì. E poi dopo inizio la mia giornata lavorativa. Il giorno in cui non prego mi sento anche in colpa, lo faccio la sera prima di dormire. Ma l'istituzione della chiesa a me non piace, cioè papa, preti, queste cose qua. Quindi no, diciamo ti puoi definire cristiano ma non cattolico. No, io sono cristiano cattolico come religione, però l'istituzione della chiesa a me non piace, è diverso il discorso. Sì, appunto, diciamo, perché io credo che la fede sia una cosa nostra personale. Mo può essere cattolico, può essere ortodosso, può essere musulmano, può essere buddista, può essere tu. Può essere pure, può essere che vuoi tu. L'importante è io credo, bravo, quella è una cosa nostra personale. Perché può essere che io oggi sono cattolico perché sono andato a Battipaglia. Che ne sapevi che nascevi in Arabia Saudita? Cioè, però, Dio è chissi, quella è una questione nostra di fede personale. E non è sempre una cosa soggettiva, non ha nulla a che vedere con perché ti ripeto, è anche una questione di posizione geografica. Che non è che io e te siamo nati. Arriviamo a 20 anni, dice, ma tu mo che boh, fu buddista, fu l'islamo, che boh, fu? È una cosa che ti viene insegnata bambino. Però è una cosa nostra personale, perché tu che ti trovi. Ecco, tu dici, preghi, può essere che io ti stiamo, perché io credo che tutti, come la penso io, pregano tutte le religioni, ma che siamo la stessa cosa. Questo è quello che penso che ci accomuna. Poi che gli chiama in una maniera, chi la chiama in altre. Le religioni, per quanto però, possono essere molto cioè, diverse, il discorso di fede, tutte accomunate da un senso discorso comune, di fede, diciamo, ma perché io credo che proprio l'essere umano, io credo proprio che l'essere umano ne abbia proprio bisogno. Come perché tu quando ti trovi che ne so, tanta problema, tanta cosa, magari ti confidi con te stesso e ti esce automatico, mannami la buona, una parte ti affida, cioè capito, mori c'allà, mannami la buona, hai capito? È un baluardo dove hai capito? Oppure fai questa preghiera come sfogo, perché magari tante cose non te le confidi magari con te stesso, fai questa preghiera come sfogo e dici, sai, oggi mi è successo questo, ma secondo te speriamo. Cioè, ti fai questa cosa. Poi l'istituzione della Chiesa, quindi preti, papa e tutte queste cose qua, per me quella è politica, ne a fatica, non mi interessa. Per quanto possono essere anche, diciamo, buoni i propositi. Sì, ma amore di mamma mia, che è proprio una cosa che non. Ci sono persone che lo fanno per come devo dire, per fede, per amore di, sì. Sì, su questo non metto in dubbio per amor di Dio, ma in qualsiasi religione, però proprio di istituzione, proprio di istituzione, ok? Proprio di chiesa come istituzione, come Stato, non so come da spiegare. Come istituzione, come potere, come ricchezza. Bravo, capito che ti voglio dire, sì. Proprio come... Questo no, questo non ma questo è quando riguarda tutte le religioni del mondo, non è che tu dici soltanto la nostra. Sì, in generale no, chi più e chi meno, questo tipo di struttura, cioè, per esempio, quando vedo papà che fuori un balcone a Romene che viene e dice: non fate la guerra, che succede? Che questi fatti i talebani che stanno facendo il bordello. Cioè, lui il papà si affaccia a Romene nel corso della storia, diciamo, comunque, quando succede, si affaccia a Romene sempre di calmare le cose. Sì, si affaccia a Romene alla finestra, non fate bene. Ma tu sei papà. Interviene come intervieni, sono state zitti, chiude la finestra, state a casa, tu pensi sta buono, bravo. Cioè così la vedo, perché tu sei comunque, sei un'istituzione, sei una persona potente, puoi tante cose. Certo. Ok? E allora se no, non è inutile che mi apri la finestra e mi dici che dobbiamo essere più buoni, perché c'è sa chi è più buono, senza che bisogna che mi dici tu la manica.
Perché alla fine dei conti, come si dice, dici parole si porto via, Io. Poi il mio può essere un ragionamento molto ignorante, io accetto qualsiasi tipo di critica, però io la penso così, va a morire di Javica così. Se non è questione di ignorare, è una questione che ognuno può avere la propria opinione. Io la vedo così. Poi, ti ripeto, la fede è molto. Per esempio, ho conosciuto preti, cose e quant'altro con cui vado d'accordissimo, come Don Antonio Maria Finelli, che mi ha cresciuto al seminario qua a Bertone. È una persona che mi ha cresciuto, ma veramente non ne ha più parecchio quando fece il filo nella scuola. Quindi figurati. Però ti ripeto, come poi succedono casi che non devono succedere, come il discorso delle pedofilie e quant'altro, c'è la. Però io penso che non generalizzare, infatti il mio discorso non è generalizzare tutto un erbo in fascia, è proprio un dire che il discorso di istituzione come chiesa deve essere un attimino riguardato, deve essere un attimino più secondo me, cioè chi che fatica fa, dice a me ha messa domenica, ok, d'accordo, vabbè, ma chiunque va luce. Sì, però diciamo poi c'è, cioè, chi più e chi meno, ci sono molti parroci che comunque svolgono attività sul territorio comunque di aiuto per sì questo sì, per amore di, ma questo sta nel l'attività di aiuto, perché di aiuto non intende direttamente aiuto economico a chi ne, ma infatti questa è una cosa che si deve legare per tutte le religioni, se tu la vedi questa cosa è legata in tutte le religioni, perché è normale che il più che ci sta una persona che più bisogno di te non ha mai aiutato, capito che ti voglio dire? Farti un piccolo esempio, io quando ero ragazzino sono cresciuto all'oratorio Santa Maria della Speranza, cioè c'era Don Giuseppe Guglielmoni che comunque ha creato qualcosa nel quale tanti ragazzi di Battipaglia e anche oltre, c'erano anche ragazzi, c'era qualcuno di Bologna che venivano in vacanza e comunque si ritrovavano all'oratorio, aveva creato qualcosa dove i ragazzi potevano imparare qualcosa di produttivo, qualcosa, diciamo, innanzitutto a stare insieme a tante altre persone. Comunque, diciamo, sono iniziative che secondo me non tutti i parroci le hanno intraprese, però io che ho avuto modo di apprezzare quel parroco in particolare, le iniziative che faceva, soprattutto per noi ragazzini, per noi bambini, per noi ragazzi che all'epoca avevano una certa età, io penso che comunque erano cose molto interessanti, però ovviamente come non si fa di tutta l'erba un fascio, nel senso negativo, se allo stesso modo io non faccio di tutta l'erba un fascio, nemmeno in senso positivo, perché comunque non tutti i parroci... Ma questo non riguarda solo la nostra religione, riguarda tutte le religioni di tutto il mondo, quindi che ti ripeto, il fatto di essere religioso appartiene all'uomo come proprio bisogno personale. Dipende, io in genere, specialmente ultimamente, nonostante la mia educazione cattolica, diciamo la mia preda cattolica, mi tengo ateo già da molto tempo. Però sarebbe bello poter credere. Discorso, tu credi nel paranormale? La faccio a te una domanda. Non necessariamente. Hai qualche, che ne so, visto qualcosa che ti è sembrata, non lo so, che pure legare al fatto del paranormale? Sì, però l'ho sempre considerato come una suggestione mia, cioè vabbè, mi faccio suggestionare, magari hai perso una persona da poco e magari ti può sembrare di carpire qualche messaggio oppure qualche segno, poi magari per i primi tempi ci credi pure, però poi magari ti fai, col passare del tempo cominci a pensare, no vabbè, ma magari mi sono suggestionato io in quell'occasione. Okay. Io sono molto molto razionale, sinceramente mi affido molto alla scienza, cioè che vuol dire quello che non può essere provato. Lo so, fai come San Tommaso. Come San Tommaso. Quello che non può essere provato, quello che non, di cui non posso essere sicuro con delle prove. Pure padre Pio ricette, è difficile essere credere. Pure a padre Pio ricette, non ero vero, però hanno fatto santo. Quando padre Pio manifestava, io ti dico che il fatto del problema, perché magari ha avuto delle esperienze che particolari in cui ti venga a dire sì, esiste, vai giù, ci sta, però tu devi, per dire questa cosa la devi vivere, la devi vedere, sì. Se non la vivi sulla tua pelle, non la vedi sui ciò, che hai avuto qualche esperienza, se non la vivi e non la vedi sulla tua pelle non ci credi. È normale che tutti quanti siamo un po' San Tommaso, soprattutto nel 2021. Ha ragione, ma si San Tommaso, che la vediamo proprio, che le ho discorso. Bisogna anche un attimo essere
Esatto, io ti volevo fare le ultime due domande, poi diciamo salutiamo i nostri amici, siamo arrivati a questo, è il nuovo recordman delle live del Lione, caro Ligia. ieri abbiamo stabilito un nuovo record con il mio amico Mimmo Anselmo, 2 ore 40, 50, ma molto probabilmente... Enzo giù mi ammazza. Siamo già... Cioè, siamo arrivati già a 2 ore e 47, molto probabilmente sfioreremo le 3 ore perché sono rimaste due domande, ma da quello che ho visto Eligio è molto loquace, quindi per queste due domande sicuramente arriveremo quasi alle 3 ore. Non ci manca, non lo so, ma restare ancora mi hai fatto la domanda sul razzismo, sugli omosessuali, come ci manca, domande che... se volete le faccio. Sono le ultime domande. Sono la cosa peggiore che hai fatto da bambino, e poi se vincessi 50 milioni d'euro cosa faresti? Poi te le faccio dopo, però prima voglio sapere cosa pensi degli omosessuali e cosa pensi del razzismo. Allora, per quando il razzismo è la cosa più stupida che ci possa essere sulla faccia della terra, perché il razzismo non c'è. Ma già la parola definire razzismo, cioè identificare un colore della pelle, è come il fatto del marchio che ti ho detto prima, cioè non esiste proprio. Perché è normale che se tu sei nato in Sudafrica, ok, hai un colore della pelle, e chi è nato in Polo Nord te è nato colore della pelle. È una cosa normale che fa parte dell'essere umano, ok? Quindi proprio il razzismo non deve esistere. Io sono proprio contrario a queste cose del razzismo, io quando vedo queste cose che creano mediaticamente quest'odio contro le altre popolazioni, come quello che abbiamo vissuto con gli sbarchi e con questi ragazzi di colore che stavano a battimento, venivano i barconi e quant'altro. È diminuito, però il discorso sai qual è? Cioè, la gente non deve essere ignorante, si deve rendere conto che tutto questo succede per una questione di business. Poi o agli uno che viene a cai colore, non è che è obbligatoriamente da rubare, è normale che si chi lo vogliono a fine ieri. Però la povertà, a casa sua non esiste un bagno, io parlo del bagno come proprio la parola UPC, UCS, proprio la tazza, ok? E non è mai capito che ti voglio dire, quindi vive in una situazione socioculturale diversa, forte dalla nostra, è normale che quello viene qua e può creare fastidi, o può delinquere in un certo modo, può succedere lo stupro, o può succedere... Però ce ne sono molti, fammi finire perché se non ci capiamo. Quindi io penso che uno Stato che sia socioculturalmente avanzato faccia venire queste persone per aiutarle, perché l'aiuto non lo devi creare mai nessuno, perché questa povera gente se muore di fame non esiste. Però devi comunque integrare queste persone nella nostra società, ma integrarle nel vero senso della parola, ok? Quando vedi che poi queste persone qua sono dei soggetti che non possono essere integrati nella nostra società, allora arrivato a questo punto, a casa tua. E tu quali soggetti ritieni che possono essere quelli capaci di vivere nella nostra integrati. Società? Quelli che non sono capaci di vivere nella nostra società. E quelli che delinquono e quant'altro. Sì, ma non è il discorso della delinquenza, quelli che fanno queste cose strane, tipo lo stupro, che ne so, chi si capire questi cortile che là uccidono a qualcuno, che stanno in numero, cioè. O quello con quello col piccone, ti scordato fatti chi con piccone, che è una piccola. O quella, bravo, quell'altro con l'accetto, quell'altro con la. No, ragazzi, si prende e si rimpatria. Punto, basta, non esiste, perché noi italiani pure siamo stati emigranti e sinceramente quando è una cosa, penso che negli Stati Uniti negli Stati Uniti è andata sia ad andare ad occupare quei posti di lavoro che tanta gente in America non voleva fare, come i ragazzi vengono a occupare tanti posti di lavoro che gli italiani non vogliono fare. Però non ci dobbiamo dimenticare che comunque abbiamo esportato la delinquenza, anche ragazzi, ma come l'hanno esportata pure loro la delinquenza, cioè come la esportano anche, cioè il discorso della delinquenza esiste nel momento in cui c'è povertà, hai capito? Chi lo discorso? Perché se tu sei buono a soldo, bravo. E ti spiego, sai perché? Dalla povertà nasce tutto, la povertà non ti dà libertà. Bravo, ti toglie la libertà di pensare, ti toglie la libertà magari di trovare soluzioni, perché tu, devi trovare soluzioni immediate al disagio che vivi della povertà. Quindi molte volte non hai la libertà di scegliere
quello che vuoi fare, sente quello fa. Mettono che adattare, beh, dici, bravo. Cosa c'è? Devo andare. Tu si magari... metti a scendere al campo, mettono un sistema compagno, arrivo, nascendo dentro una lava santo Stefano. È un accennamento io stesso, cioè, ma che è una cosa brava, il discorso è, cioè, è così. Non è una questione di razza, è una questione di povertà. Nel momento in cui tu prendi una razza, come? Cioè una razza, una popolazione, non una razza, scusami, un popolo che ha un'associazione, una situazione socioculturale non inferiore, ma diversa dalla nostra, ok? Con delle regole sociali diverse dalle nostre. È normale che tu lo devi integrare. Perché è come se tu vedi, faccio un esempio, a Tarzan, o vedi, e lo metto in testa in davanti. O le va coppa piano, lo metto in davanti. Io ti guardo un bacio, ma che ecco, che messo... Capito che ti voglio dire? È una cosa normale, voglio dire, è normale. Bisogna integrarli, è come carcerati. Una volta che tu non sei mai fatto 30 anni carcerati e lo devi rimettere nella società, va reintegrato. Sì, molto spesso dopo 30 anni che una persona è stata dice carcerata. Ci sono casi che io mi ricimbano voglio tornare da Rind, che cazzo mi trovo. L'integrazione è quella, diciamo, che ho vissuto fino adesso, diciamo, toglimi dopo 30 anni dal mio mondo, che quello diventa quello il loro mondo. Sono come vuoi, conosco tanti ragazzi di colore, ti ripeto che sono che di colore nel senso che sono diversi, cioè, vengono da altre nazionalità, che siamo amici, sono venuti, si hanno integrato, magari sono venuti pure clandestini, amore di, si hanno integrato, si hanno sistemato, stanno a posto, fatichi, tutto a posto. Ho tanti amici che sono musulmani, che sono cristiani ortodossi, altri invece che professano l'induismo e tante altre religioni, che contro queste cose che tu vedi in televisione, talebani, cose, asciatico, queste sono cose mediatiche, sono fottuti i capi sta gente, capì? Che forse, boh, non lo so, invece sta sempre non rendi conto dei soldi, vanno ad alimentare, bravo, perché poi se tu prendi il musulmano, chi è più religioso di noi, chi la deve essere più, innanzitutto è una cosa che posso dire, cioè questa se la scarpa per la sindacchi vuol dire che è già una cultura avanzata, sì, cioè. Un'altra differenza che posso notare è che loro sono molto più coerenti di noi, sì. Rispettosi delle regole, per quanto riguarda la religione, rispettosi delle regole, cose come sono molto più coerenti di noi. Lasciando perdere, allora abbiamo ampiamente parlato anche del razzismo, adesso volevo passare a un altro degli argomenti che hai menzionato tu. Questo è come un discorso fascista e comunista, casi di fatto. No. Bisogna cambiarci coi piedi, tipo. È normale, sì, perché magari le tue la cosa, che uno dice fascista, allora tu sei razzista. No, oppure tu dici una persona di destra, allora una persona Hitler, Mussolini. No, vediamo, infatti, sì. Se uno ci va con i piedi di piombo su questi argomenti, non è perché magari la pensa in un modo che pensa essere sbagliato, no. È semplicemente molto difficile camminare in certi argomenti senza offendere nessuno. No, ma non si tratta di offendere, sì. Questo è un pensiero, io mi auguro che il mio pensiero non sia di offesa a nessuno. No, per quando riguarda il discorso dell'omosessualità, ci sono sempre due campane, bisogna muoversi sempre sullo. Allora, quando riguarda la politica, per me nella società ultimamente non si può dire più niente. No, cavolo, tu non vuoi la parola. Questo io che fanno l'omicidio stanno fuori. Allora, discorsi, dico, per quanto riguarda la politica, io credo che in una società debbano essere delle regole affinché questa società possa coesistere. Ok? Questo è il discorso. Mo che noi chi la vuole rapportare a destra, chi la vuole rapportare a sinistra, il discorso è che oggi nel 2021 non esiste né a destra né a sinistra. Basta. L'ideologia del fascista, del comunista, quindi della destra, della sinistra, non esiste più. Sono ideologie che non esistono più, è una completamente scomparsa. Perché anche se vogliamo parlare dei comunisti, i nostri comunisti non sono i comunisti. Non esiste più. Perché io mettessi poi sotto il comunismo e Lenin e poi ti faccio dire se tutto quando vanno fai comunista o do Fidel Castro se tutto quando vuole essere comunista. Cioè, questo disco come tutti quanti nel periodo di. Affermerebbero che prima di Fidel Castro era peggio ancora. Sì, infatti, ma come quando vanno a Chile che sotto Mussolini, c'è Chile che dice. Svenduto all'America, praticamente. No, agli italiani. Cuba era una cosa che è stata creata dagli. Tu se vai a Cuba, vedi tutti quei magazzini, tutto dalla mafia italiana. Aveva preso Cuba per creare la Las Vegas. Infatti, dopo Cuba è nata Las Vegas. Ok, che l'ha creato Cuba. Non si è potuto fare. Dici, Las Vegas. Dici, ma la mafia italiana ha creato Cuba. Però per il tabù, ma ci andiamo a Las Vegas che sta a lasciare a Fidel. E se ne è andato, hai capito? Però per dire, a Fidel. No, si è fatta questa rivoluzione. Che grazie, fu fatta. Grazie, diciamo, alla rivoluzione che organizzò. Il discorso sai qual è? Se tu per esempio parli. Se tu parli. Ma mi sono trovato a parlare con delle persone della Romania.
chi non ha vissuto Ceaușescu mi diceva che Ceaușescu non è buono. Chi per esempio con... ti parlo di amici, dici no, io sono stato sotto 150-60 anni, dici no, io sono stato sotto la dittatura di Ceaușescu, è meglio così. Tu mo vuoi capire, mo sono persone che tu dici non puoi sapere, è tutto. Io come fate? Non so, ci dobbiamo stare dentro, capito? Sì, per poter giudicare. Sinceramente, poi ci possiamo attenere fatti, capito? Però noi c'è ma stare. Cioè tu dici una cosa, se ne dici una, dici una, ma va, capisci? Tu in da chi lo peri dici sti. No, è proprio questo che stavo dicendo, io non ho la competenza, oppure non le informazioni che possono bastare a poter dire se Ceaușescu abbia fatto un ottimo lavoro nel suo paese o no. Però sinceramente non posso fare a meno di dire che il trattamento che gli è stato riservato alla fine, diciamo nell'ultima, quando è stato dittatori. Giustiziato praticamente, succede insieme alla moglie, succede a tutti i dittatori, tutti i dittatori vengono giustiziati, sì, indipendentemente sia una cosa, come te ci dice, se è una dittatura giusta, ma io c'è il discorso di dittatura, per me non esiste la dittatura, che nega di mucare i pecore che c'è da comandare tutto quanto, e così la intendo. Prima il discorso fascista è un discorso simpatizzante, ma nel discorso come ti devo far capire, mi sposto più verso la destra come pensiero, se la vogliamo definire di destra, ma per una questione di... Ma una destra per intesa come non come destra estrema. No, come dittatura, per me la dittatura non deve esistere in nessun paese, per me il popolo è sovrano, per me noi dobbiamo avere il potere tramite i politici di autogestirci. Ma che sei un'utopia? Questa è un pensiero irrealizzabile, un progetto irrealizzabile. Che sei perché ognuno pensa di cazzo sui. Quindi fondamentalmente anche la democrazia. Poi il discorso è che io credo che per avere una società giusta e corretta si debba essere basata su delle regole e devono essere rispettate. Giusto per farti una domanda specifica, che ne pensi delle unioni di fatto? Ognuno è libero di stare con chi vuole. Il discorso del rapporto sessuale... dell'omosessualità e cose. Ragazzi, non ho parlato di omosessualità. Tu dici coppie di fatto, che intendi? Una coppia di fatto, sì, può essere anche una coppia da come mi ricordo che era composta la legge, non si parlava di rapporti sentimentali, si parlava semplicemente di un rapporto di convivenza tra due persone. Ma dello stesso sesso intendi tu? Come? Dello stesso sesso intendi tu? E anche dello stesso sesso, sì. Ragazzi, allora, per quanto riguarda il discorso del sesso, se ognuno è libero di stare con chi vuole, basta che cioè non nuoce l'altra persona, come devo dire, nella società. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Dipende dove risiede, diciamo, il metro di giudizio per capire cosa nuoce agli altri, no? Perché ci sono molte persone, infatti si è parlato anche delle adozioni per quanto riguarda le adozioni, per me allora il discorso è questo, voglio vedere, è un discorso un po' difficile. È complicato, ne hai voluto parlare tu, può essere che una coppia di omosessuali sia più capace di gestire la crescita di un bambino più di quanto possa esserle una coppia di etero. Quindi okay? Non fai parte dell'enorme schiera delle persone che dice che un bambino ha bisogno di una madre e un padre. Allora, in natura è normale che un ragazzino abbia bisogno di una madre e di un padre, ok? Però può pure essere che, faccio un esempio, mamma muore e rimane sul cuo padre, ok? O rimane sul cuo nonna e cuo zio. Come è successo? Spesso, sì. Quindi bisogna che affinché possano avvenire queste adozioni debba esserci un metro di giudizio capace di ritenere se questa coppia può opportunamente adottare un bambino e se è capace di educarlo nel modo giusto, che esso sia. Quindi da quello che sei d'accordo, però bisogna capire se la coppia in questione, etero o gay che sia, sia idonea. Perché come non è idonea una coppia indossocata, questo deve essere, questo certamente non lo posso stabilire io, che non ho né il metro di misura né tantomeno le competenze. Ci sono dei psicologi e quant'altro che studiano proprio queste cose, perché come discorso tu ti puoi adottare un bambino. Lo sai che ti studiano, a parte il reddito, se tu sei una persona che può prendere un bambino. Certo. Come il discorso del porto d'armi, e così anche il discorso dell'adozione dei bambini. Questo è il fatto. Bisogna vedere, perché giustamente come un creatore non può crescere per una famiglia di tossici, faccio un esempio, no? Da mamma non fa mangiare un creatore perché si è da fuori
da cucinare. Hai capito che ti voglio dire? La stessa cosa potrebbe essere anche in una coppia omosessuale, che a sua volta potrebbe, capito? Non sì, è sì, però questo, il rapporto di sesso tra le persone che interessa l'adozione, è come cresce il bambino, non riguarda, non diciamo, riguarda che sì, e te siamo assieme, non potremmo crescere, non esiste proprio, cioè, ma pure vuole essere anche figlio di Elton John, cioè, che stiamo avendo, frate? Quindi diciamo, da quello che dici, capisco che sei d'accordo, diciamo. Sì, sì, ma affinché queste adozioni, oggi siamo nel 2021, porca miseria, ancora stiamo a guardare il rapporto sessuale, io, i romani ci hanno superato prima di noi, porca miseria, capito? Io perciò dico, ma non è possibile, i romani, l'impero romano, i romani ci hanno superato. Molto disinibiti. Sì, ci hanno superati prima di noi su queste cose, capito? Poi dopo c'è stato il periodo del Medioevo e il periodo buio. È derivata a chi, se c'è misa, c'è mancava. La donna non esce dopo le 6 di sera perché ci trasfistrare nei capini. C'è sti teori, sti. Sì, molto, molto regole. Discorso è questo. Ora nel 2021 abbiamo. Degli usi e dei costumi che ci sono adesso, comunque sono stati inculcati anche dalla chiesa, dall'educazione. Il discorso è questo. Sì, ma che ci hanno voluto dominare? Il discorso è questo. Nel 2021 abbiamo tutte le strumentazioni e la capacità di capire se una coppia etero o omosessuale sia capace o no di adottare un bambino. Ma l'adozione del bambino non dipende dal fatto che una persona sia etero o sia omosessuale, ma dipende dalla sua capacità di allevare o no un bambino. Punto. D'accordo. Punto. Allora sì, chi è bisessuale non sa che fa. Quando la coppia è fatta sono eterosessuale e pochi magari. Hai capito che ti voglio dire? Quando ce ne stanno? Hai voglia. Che significa? Non hanno fatto i figli sani. Oddio, quello è il trauma di un bambino, può anche essere, cioè non è legato, ma anche, a volte nemmeno è legato al discorso, il trauma di un bambino può anche essere legato a una situazione familiare dove magari ci sta il genitore che maltratta l'altro genitore, ci sta magari la mancanza di determinate cose. Cioè, oddio, non è semplice, perciò dico ci deve essere, su questi ragazzini devono essere tutelati, Non è una cosa pazzia. Io questo intendo, poi se tutte queste cose che io le vedo proprio una cosa di, ma giù si parla proprio di ignoranza pura, nel senso che ne esiste, ognuno è libero di vivere la propria sessualità, che noi il discorso sai qual è, magari che noi siamo abbattivati e si mette tanto a 1000 persone più o meno, sì, allora si va a New York, che fa? Andano lì. Da quando è omosessuale stanno che cammina male nella mano e se va nella mezza via. Infatti è una cosa molto più tollerata, più accettabile. Cioè, ma ci facevano già 30 anni fa. Ma noi in Italia comunque siamo un paese abbastanza retrogrado. Capito? Che significa? Io credo che come il discorso del razzismo, è la stessa cosa. Uno nasce, punto e basta. Da non confondere con le malattie sessuali, nel senso come perversioni sessuali, che quella è nata cossa. Ad esempio la pedofilia, ad esempio la necrofilia, ad esempio il discorso dell'omosessualità inteso come perversione sessuale, ok, magari facendo uso di stupefacenti e quant'altro, quelle appartengono alle malattie sessuali dell'ursiana disturbata, perché uno c'è nei discorsi di sessualità come la necrofilia, no? Necrofilia, sì. Cioè, quando l'uomo si accida con il morto, vuol dire che gli si dà una botta alla cabina, oppure lo fa con gli animali, vuol dire che gli si dà un problema, cioè chi si dà giù, o se ne ha fatto una o si dà giù, cioè perciò ti dico, questo è il discorso, che poi una persona si scopre essere omosessuale, ho amici, che sono omosessuale, qualche significa sta a posto. Sì, qual è il problema? Questo è il discorso. Anzi, no. È come il discorso. È come il discorso del colore della pelle, la stessa cosa. Pure negli animali esiste l'omosessualità. Cioè, a volte si. Non mi sempre. Sembra di aver letto qualcosa. Sì, anche negli animali. Sì. Come animali nascono ibridi. E poi dopo diventano o maschio o femmina. Sono anche animali che hanno entrambi i sessi. Bravo, tipo siamo veri pesci, ermafroditi. Cioè, voglio, quella è la natura è basta. Poi non siamo noi a giudicare. È variegatissimo. Poi faccio io chi sono per giudicare chi si sta sbagliando, sta rifacendo buco. Chissà chi che proprio quando vedo un nome che poi stavano io, chi ci faccio? Ma perché? Io vado solo in ragione sbagliata e mi fosse buco. Allora come la penso? Non danno il culo mi. Che pulite voi, l'importante è che palmo, bravo, comunque facete che pulite voi, però il discorso è nel rispetto sempre delle regole della società, cioè normali ragazzini, va giù,
Grazie sempre, sempre molto molto. Comunque bella questa intervista, dai ragazzi. Siamo in sede, cane, abbiamo parlato un po' di tutto. Io procedo a farti le ultime due domande in questa. Cioè, devi avere proprio un quaderno, no? No, ci sono domande. Tre ore di live, tante domande da farti. Le avrei dimenticate sicuramente se non le sarei segnate. Diciamo, la penultima domanda che ti farò è: qual è la cosa peggiore che hai fatto da bambino? Una marachella, una caramella rubata, non lo so, sputato in testa a tuo cugino. Adesso per c'era una giumina da parice, c'era da fuoco alla montagna, era da cazzo 4 volte, 94, 95, 96 e pure 93. Io e mia cugina. Tu poi diciamo, sei proprio. Io fuoco sotto la castruccia, zio Cavettinito, sono stato io. Il piromane. È stato io, fa fuoco, vai, perché volevo pompiere anche tu, che ne sai tu? Quindi mio fratello. Quindi elementare, prima avete sti cose così, te la piscetta cose, poi te la pompo così, c'è volevo stare che ne avete fuoco, tanto, non si capisce. Ma poi si deve vedere, tutti quelli che poi fanno i bambini, sono tutti, hanno tutta questa passione per il fuoco. Sì. Questa è la cosa, diciamo, la ragazzina che mi ricorda, perché mi ricordo proprio che pompiere, cose, capetti. Fanno muleacci. Ci andiamo. Fanno ammazzate, muletti, bugno di banca. I pini che caddero su casa. Che wow, immagino. C'è tutto panico. Panico. Sì. Come si dice, le ceneri. No, mio padre mi ha ammazzato in botte. Sì. Tu, tutto il costone dietro casa, fin salire sopra la Castellura. Io ho bruciato tutto. Una bambifuga. C'è una bamba, che era piena estate, tutto secco. Mi bruciava tutto. Mamma, quando ammazzate via la panna, che la correva, viaggiavo. Ha come telefono azzurro. Sì, come si dice quando si rompe il muro del suo, no? Il rumore quando si rompe il muro del suo. Ed era praticamente lo stesso suono che faceva la cinghia quando. Altro che il telefono azzurro. Non era una mazzataccia. Ricorda la pubblicità del telefono azzurro. Sì, mi ricordo una volta tra sempre della mia. A scuola non si parla. 19696. 19696 mi pare che era il numero. Il telefono azzurro pare che era 19696. Comunque non porta lungo. Un'altra volta invece che feci? Salì a cavallo da ragazzino. E te lo spaga assurdo. Mio padre comunque mi aspettò, portò giù. Come andò in avanti a portone, avevo capito. Appena sceso da cavallo, tutti faccia. E ammazzate camerette, ammazzate. Io mi ricordo che sotto le botte urlavo, Dio, perché mi ha abbandonato. Quando lavoravo, bunga da banca, perché ero scomparso, non era da sana, era da fuoco, che Quindi, come si di biblica memoria, un'affermazione, una citazione di biblica memoria. Dio mantenevo una botte da babbo. E quelle con mamma, ok, quello zoccolo che era un classico boomerang, era passato tutto l'arma di distruzione di maniera, su cosa, insomma. Niente, lo zoccolo di legno trapassava il muro, cioè faceva uno. Boom! Il cugino avesse tornato al mano a boss, faceva uno. Violava tutte le convenzioni. Sì. Poi la cucciarella che si spezzava mi passato un battipano. Era telecomandato, che non sa ci come facevano in mamma. Davano uno zoccolo, poi ci tornava un martello di torri. Ma come fatti? Mamma mi hanno ammazzato. Urpino, ma nonno teneva urpino. Che sarebbe, spieghiamolo, molte persone forse non lo sanno. Come si chiama? Urpino. Urpino chiamano, io mi ricordo una volta come voleva fare da un macellaio, amico mio. Praticamente sarebbe il pene del toro, giusto? E poi viene fatto essiccare e quant'altro diventa. Come avevo Urpino? Diventa un manganello poi praticamente in dei conti. C'è una frusta. La frusta? Ma si può! Se è un po' molleggiato, però comunque dalla botta come il manganello. Ah, fa male. Signore Camo. Siamo venuti all'ultima domanda, quella che forse non lo so perché ho deciso di concludere con questa domanda. Se domani vincessi 50 milioni di euro, qualsiasi motivo possibile, cosa faresti? Nell'immediato e poi anche diciamo a lungo andare. Nell'immediato, una bella vacanza. Ragazza. Sì. Trovo qualcuno chiappa a Sorini. Sorini, il ragazzo che mi ha avuto per i cani, fa una bella cosa di soldi. Sorini sta dopo 15-20 euro in un mese. Pressi i cani. Guarda me, fammi la sistemata. E io poi mi devo fare una bellissima vacanza come quando io. Dopodiché mettiamo a fruttare questi cani. Già in mente dove? Sì, Stati Uniti, una tirata, via.
Stati Uniti un costo costo, diciamo, della sì sì da partire dal Nord America fino al Sud America dell'America Latina fino alle Davidson, quello è il mio sogno. Ma poi diciamo è un viaggio in verticale o sarebbe anche in orizzontale, perché poi l'America è abbastanza la questa. No, tu sali in moto e poi si viaggia, poi si via. Moto? Sì, con l'Harley Davidson. Ah, uno viaggio, viaggio un ascesa posto, e via. Senza pensiero. Bravo, senza pensiero. Da solo o in compagnia? Ma no, ma io. Da solo? La compagnia la trovo per strada. Poi vediamo. Ragazzi, siamo giunti. Ma chi è che scrive? Minus. Minus. Mazza e Panello fanno i figli belli. Minus, buonasera. Anche Laser. Fammi girare un attimo la telecamera, altrimenti non so dove salutare. Adesso. Aspetta, ho preso quella sbagliata. Minus, Laser, De Ciocco, ragazzi, mi sono fatto prendere dal dialogo con il mio amico Eligio. Non ho notato che ci stavate scrivendo, ragazzi. Voglio salutare Minus, c'è De Ciocco, Mazza e Panello fanno i figli belli, diceva Minus. Secondo me il rapporto a quello che stavamo dicendo poco fa. Come? La reazione di tuo padre quando hai dato fuoco alla montagna, praticamente. Una volta con l'escavatore riuscì la cabina di un camion, mamma che pazzi. Non siete multi quality, Minus, lo so, guarda, me lo hai fatto ricordare, me lo consigliassi tempo fa, non sono riuscito a controllare prima della live, sinceramente. A cacca domanda che hanno fatto. Sì, stavo appunto vedendo, dolore, mamma Maria Salvador, che domanda. Sono troppo concentrati nella discussione, infatti faceva notare Ciocco. Buonasera della lunga live, la mia piacere, grande Lello, Laiser, questo è uno dei ragazzi che spesso è qua nel circolo con noi. Ci divertiamo e giochiamo insieme a tante cose, tra le più diverse possibili. De Ciocco, dove guardate la chat? Non la guardavamo praticamente, non c'è nulla, perché è importante, lo so Minus, hai ragione, mi ero fatto prendere dal ragionamento, era molto molto interessante, se è un buon sintomo vuol dire che comunque eravamo interessati dal discorso che stavamo portando avanti. Come no, è stata una bellissima esperienza, infatti. De Ciocco deve guardare, è importante, sì, la dovrebbe guardare De Ciocco, infatti, è vero, gli devo tirare l'orecchio dopo. Grande Eligio, dice Minus. Comunque ragazzi, io direi che la possiamo chiudere qui, siamo arrivati a 3 ore e 14, new record. No, c'ho una domanda, forse lo sai che possiamo parlare ancora? Ragazzi, vi saluto molto velocemente perché abbiamo sforato anche di molto il tempo massimo che in genere mi prefisso. Voglio ringraziare Ligio per averci onorato con la sua presenza. Grazie a voi per averci ascoltati, ragazzi. E con le sue impressioni, le sue esperienze. Mi auguro di non aver offeso nessuno, ma non è nella mia volontà. Per le cose che ho detto, quindi. Soprattutto in politica. Domanda importante, muore regalano Mastin che ne tiene assai. Chi è? Mio fratello. E ora si piace cane Pris. Se Ciocco deve moderare, tu devi guardare la chat. Ah, allora quindi è colpa mia, esatto, è vero. Lui deve soltanto moderare. Raga, per questa volta mi sono distratto. La prossima volta cercherò di fare più attenzione. Un bacione a tutti. Ciao ragazzi. Vi lascio la musica di Saverio, ci vediamo stasera con il gaming, ragazzi. Un bacione. Ciao. Oh. One, two, three, four, five. Virkom, turn the vibe. Ok, vai. Senti che fruscio, senti che freschezza. Compagnami, amaretta a me, non c'è sta scampa. Tu dicevo quando non tenevi crampa. Quando tanche vide me schiattava in te shank. Quando non in forma, ti rendeva stanca e franca. Ti riceva a ritire da cava e gagna. Rappo in italiano, solo in casa arriva il tipo stanco. Che piange a esigenza di tornare nel suo banco. A fare bunk da bank, nel bunker col suo branco. Io fumo centos, light, welcome in my night. Condensa sul bicchiere come gin e sprite. Come Michael Knight.
te kit, pigli sindrome nervosa, accusi il tic. Poi si ci mette plastic, vira tutto plastic. Nel caso non ti piace, prima suga e poi malic. Fai fatica, non ti spingere oltre il limite del fingere. Finto no more, si sbanga, mo mo, cubi o shikun. Save svacante, pinte bir, prima cacante. Chiar, cango, popac, va vacante. In my night, in my night. Ho fatto pure un porto a porto, non me ne importa. Ho fama io che non me lo porto, picchi cash corto, buona short. In my night, in my night. Spingi troppo e cade storto. Batta che sto vascella, nato porto. In the car, porto, porto. Lupi mannari mi chiamano, i drughi mi amano. Ho cupi presagi tra cani randaggi, strani viaggi che mi infamano. A mano che mi sento più anziano, sprofondo in questo divano, mi chiamano Titano. La notte è la dimensione ideale, la condizione cerebrale per tirare fuori la mia composizione lessicale. Muori d'invidia, nemidia si annida, il peggio della società, vaneggio con le novità, veleggio in libertà grazie al mio intuito. Sono depositario della cultura di questo clan, come un druido, da Rotterdam a Gotham. Finishing down, video mind al sound per i posteri, non regge un round, anche nei pronostici ormai. Sul posto che vai, incontro il tuo destino, chiama P.O.R.A. e Savesci qui, conosci il team. Siamo quelli che ti sfondano l'impianto, quindi dacci un gin, non ti si può guardare nei tuoi film. In my night, in my night. Non ci fatto pure un porta a porta, non me ne importa. Un po' fama io che non me lo porto, pigli tash corta, po' una short.